un piacere per me dare a tutti quanti il benvenuto per questa conferenza. E mi fa piacere vedervi tutti attenti <ride> in attesa che cominci. E abbiamo organizzato questa conferenza con Marco Marsili, giovane scrittore ricercatore nell'ambito delle scienze non convenzionali, diciamo, oppure anche scienze di confine, si interessa <coughs> di vita extraterrestre e beh, ci racconterà delle cose molto interessanti oggi pomeriggio che interessano proprio le sue esperienze. Eh, sono interessanti anche i libri che lui scrive, scrittore di penna molto fine, bravissimo. <ride> sì, 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 vi fa vivere quello che lui ha vissuto attraverso la lettura dei suoi libri. E, anche i suoi libri sono basati su storie che lui ha vissuto personalmente, per cui eh, sarà molto interessante sentire che cosa ha da dire. E, non voglio spendere molte parole, se non questo: noi in Alessandria abbiamo, siamo, abbiamo creato un gruppo di, di ricerca, un gruppo di studio. Per cui, se qualcuno di voi vuole delle informazioni eh, riguardo a, a quello che facciamo o come siamo organizzati potete rivolgervi direttamente a me oppure a mia moglie eh, Clio che è lì in fondo eh, oppure ai miei figli che mh, sicuramente adesso conoscerete bene allora io non vi faccio perdere altro tempo cedo la parola con moltissimo piacere a Marco buon ascolto e buona conferenza grazie infinite Paolo grazie Stefania, grazie alla vostra splendida famiglia che avete organizzato questo incontro. Sono felicissimo di essere qui, amici. Grazie a voi per essere qui. Eh, 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 che, cosa, che cosa devo dire? Allora, innanzitutto mi presento perché sicuramente non tutti, anzi sì, sicuramente non tutti mi conoscerete. Io sono Marco Marsili. A me piace fare così un po' di giochi di simpatia per parlare di argomenti che poi in realtà sono della massima serietà, della massima importanza. Bisogna anche sdrammatizzare. Sdrammatizzare, come sanno fare i bambini. Noi cerchiamo di imitarli. E io dall'anno 2009 vivo esperienze di contatto con questa realtà che chiamiamo extraterrestre. Volgarmente, io dico sempre volgarmente, grezzamente la chiamiamo realtà extraterrestre, perché la realtà cosiddetta extraterrestre è una realtà che abbraccia anche le sfere spirituali, cioè le sfere cosmiche e le sfere spirituali, cosiddette anche se spirituali, cioè sovramondane, sovrasensibili, iperfisiche. Quindi la realtà cosmica e la realtà spirituale sono due facce della stessa medaglia, sono per certi versi anche possiamo dire la stessa cosa, perché questi esseri, questi extraterrestri che oggi, con cui oggi abbiamo contatti, noi uomini della strada, noi gente comune, perché io sono una persona come tutte, eh, quindi questi personaggi stanno prendendo contatto con la gente comune, perché se prendono contatto con me vuol dire che stanno prendendo contatto con tutti, con, la, con il popolo. Eh, certamente loro scelgono Personaggi, persone che, come nel mio caso, sono disposte poi a mettere la faccia per dire: Oh, io li ho, vi io li ho visti, io ho ricevuto questa comunicazione. Ecco, questo loro lo, lo cercano in questo senso, cercano collaboratori sulla terra. Ecco, che cosa significa questa realtà che sta prendendo contatto con il popolo? È la stessa realtà. Le stesse, gli stessi personaggi che nell'antico passato hanno preso contatto con i cosiddetti eh, profeti, gli sciamani, anche. Ecco, quindi è una realtà che torna nel tempo ciclicamente ed è dimostrata da una valanga oramai di prove inconfutabili, incontrovertibili. Le persone che dicono io non ci credo, mi fanno sorridere. Qualche anno fa magari mi arrabbiavo, dicevo ma come non ci credi? Guarda, cioè, invece c'è un po' da sorridere rispetto a questo non, non credere perché non esiste credere o non credere di fronte alla realtà dei fatti. Tu devi indagare, devi valutare i fatti. Io e la mia compagna ed altri amici di compagni di avventura anche. Abbiamo iniziato questo percorso di crescita e di conoscenza di questa realtà dopo aver vissuto esperienze personali. Già da ragazzini eravamo appassionati di spiritualità, misticismo, eh, eravamo comunque interessati ad argomenti filosofici e così via. Non, eravamo, non avevamo una. Un approccio superficiale, come si dice nei confronti della vita, eravamo interessati, cos'è la vita, perché viviamo, eh, che, dove eravamo prima di nascere, dove andiamo dopo. Ecco, queste grandi domande che prima o poi tutti ci poniamo e ci siamo posti. Ecco, noi anche noi ce le ponevamo e quindi avevamo un atteggiamento di indagine nei confronti della realtà. E questo ci ha portato nel tempo a vivere delle esperienze con questa che chiamiamo appunto volgarmente la realtà extraterrestre. Che cosa significa? Significa che nell'anno 2007 io ho iniziato a studiare i messaggi, le comunicazioni che questi personaggi extraterrestri, cosmici, questi maestri universali hanno trasmesso attraverso il grande, inestimabile Eugenio Siragusa, che è passato a miglior vita proprio qualche mese prima che io incontrassi i suoi scritti. Ho iniziato a studiarli nel 2007, dal 2007 fino all'anno 2009, ancora li studio, ma fino all'anno 2009 dico perché, perché cosa è successo nell'anno 2009. Nell'anno 2009, 25 novembre dell'anno 2009, io mi imbatto per l'ennesima volta in realtà in un messaggio eh, su cui pongo maggiormente l'attenzione rispetto alle volte precedenti eh, in, che mi avevano visto studiare questo messaggio. Eh, a grandi linee questo messaggio diceva così, se eh, ci sono persone, eh, coloro, diciamo coloro che sono così interessati, che sentono questo fuoco dentro nei confronti della nostra realtà, nostra la loro, della nostra realtà cosmica, di queste verità che noi portiamo sulla Terra attraverso i nostri messaggeri, coloro che sentono questo interesse così bruciante nei confronti della nostra realtà, non avviene per caso, avviene perché siamo noi che già stiamo stimolando il loro questo interesse, perché vediamo in loro una predisposizione e quindi mettiamo acqua alla piantina che sta crescendo. Loro hanno, e questa è una piccola parentesi, loro hanno la possibilità tecnico-scientifica e spirituale, perché la loro tecnologia abbraccia anche la sfera spirituale. <ride> cioè, tecnologia spirituale è un parolone che significa, e poi magari ne parliamo. Quindi loro hanno la possibilità tecnico-scientifica, spirituale di valutare il livello evolutivo di tutti gli abitanti del pianeta Terra 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Quindi loro vedono appena una persona mostra interesse e appena una persona si incammina in un sentiero di domanda nei confronti della vita quindi di ricerca, quindi cerca di uscire dalla mondanità, dal pensiero omologante, ecco, non appena c'è questo emergere, loro, nelle loro strumentazioni si accende la lucetta, adesso ve la metto così in modo banale, ovviamente non è così eh, una specie. Si accende la lucetta, ah guarda, lì a Gubbio, in quella città eh, mezza sconosciuta, si è accesa la lucetta. Andiamo a vedere, frazione di secondo, loro sono lì e quindi iniziano a seguirti. Poi c'è da dire anche qualcos'altro per chiudere questa parentesi tecnologico-spirituale, scientifico-spirituale. Loro hanno una vita molto più lunga della nostra e la loro tecnologia spirituale gli permette di seguire la nostra incarnazione, la nostra disincarnazione, quindi dove andiamo dopo il trapasso, e poi quando torniamo a, re a reincarnarci, loro ci seguono nel corso dei millenni, nelle nostre incarnazioni. È per questo che anche la familiarità nei loro riguardi è così forte a quell'età. Io avevo 23 anni, prima 21 quando ho iniziato a studiare questi argomenti extraterrestri e poi 23 anni nel 2009. Quindi chiusa parentesi per farci capire loro come e quanto possono veramente seguirci, sapere chi siamo. Loro dicono noi, sappiamo, noi vi conosciamo molto meglio di quanto voi conosciate voi stessi, sia a livello individuale quindi psicologico a livello di interiorità sia a livello collettivo storico, loro dicono noi, quando è accaduto il vostro Big Bang, noi esistevamo già da 5 miliardi di anni, noi abbiamo assistito alla vostra nascita, alla vostra gestazione, alla vostra nascita, alla nascita del vostro sistema solare, quindi sono esseri antichi. E sono sulla Terra questi esseri. Io, nel 25 novembre dell'anno 2009, ho detto: Bene, se questo messaggio è vero, vuol dire che voi adesso mi state ascoltando, perché io sono uno di quelli che ha il fuoco dentro per questa verità. Me lo sento proprio. Eh, si vede. <ride> e quindi. <ride> Quindi mi state ascoltando, vuol dire che mi state... se, se è vero quello che c'è scritto qua, allora è vero che mi state ascoltando. Bene, se è vero che mi state ascoltando, adesso io vengo in montagna subito e voi vi fate vedere. Io l'ho detto anche, spesso lo, lo ripeto questo fatto, l'ho detto anche con una certa arroganza forse giovanile, per dire, oh, ma se questa storia qua è vera me la dovete dimostrare. Perché io gli dedico tutto me stesso. Se voi mi dimostrate che è tutto vero, la mia vita è nelle vostre mani. Io perché? Ma perché non c'è niente di più importante? C'è qualcosa di più importante? Non lo so, per me no, non c'è niente di più importante che sapere che esistono personaggi che hanno miliardi di anni di evoluzione che stanno allungando la mano verso di noi per darci una mano ci tendono la loro mano e ci chiedono la nostra per aiutarci. Non c'è niente di più importante perché è un argomento che abbraccia tutto lo scibile umano. Eh, loro se è vero che esistete, fratelli, maestri, se è vero che esistete vuol dire che voi in 20 miliardi di anni di evoluzione senza cadute, quindi evoluzione costante, eh, ecco, vuol dire che voi avete dato risposta a quelle grandi domande. Voi avete capito chi siamo, qual è la funzione dell'essere umano nella creazione, nella economia creativa, qual è la nostra origine, qual è il nostro destino, perché, quando sei piccolino no? chiedi sempre ma perché, perché, questa è una bottiglia, ma perché, è perché, no ti risponde l'adulto, ma perché, è perché, ma perché, cioè tu vuoi il perché totale, cioè il, il bambino che chiede perché vuole sentir parlare di Dio in realtà? Perché altrimenti non andrebbe così fino in fondo. Quel bambino, perché chiede perché fino in fondo? Perché te l'ho spiegato 50 volte perché il vicchio è bianco, perché ci sono dei pigmenti, sì, ma perché? Perché? Ecco, loro hanno risposto a quei perché. Quindi, cosa c'è di più importante? Niente, a mio avviso. Bene, fatevi vedere perché io vi dedico la mia vita, cioè io sono disposto a dedicarvi la mia vita al ragazzo di 23 anni, poi che ci faranno con sta vita mia loro, non si sa, cioè, come se fosse un bene inestimabile. Beh, ai loro occhi probabilmente è un bene inestimabile la disponibilità di un ragazzo. E io sono andato in montagna e loro sono scesi con queste luci pulsanti che respiravano, bellissime, <ride> emozionante. Oh, ma ogni volta che lo racconto <ride> si sono fatti vedere. Hanno risposto a questo ragazzo sconosciuto di 23 anni. Quindi quindi che cosa è successo? È successo che da quel momento io avevo la verità in pugno. Ah, io conosco la verità, sapevo tutto, perché pensavo di sapere tutto, no? È successo e quindi sono andato fin dalla sera stessa a casa di mia sorella, poi da mia madre, e li ho visti, è tutto vero? I primi giorni salivo sopra i tavoli a scuola o quando ci andavo a scuola, se no nei locali. E è tutto vero, dovete credere. Ma. Mi sono io, ragazzi, agli amici, no? Sono io, ma che non, vi non ci credete? Ve lo sto dicendo io. Cioè, fino a ieri e eh, adesso invece che fate? Pensate che sono impazzito? È tutto vero, io li ho visti. E piano piano mi sono reso conto che bisogna andarci piano perché le persone che non hanno posto la domanda forse non sono pronte a ricevere la risposta. Io la domanda l'ho fatta, l'ho posta in maniera anche forte, e mi è stata data una risposta inconfutabile, cioè io non posso tornare indietro e dire no vabbè mi sono illuso, cioè, a parte che da quel 25 novembre 2009 ad oggi di cose ne sono accadute, infatti libri, eccetera, perché raccolgo le esperienze e loro mi hanno detto di scriverle per divulgarle. Eh, però anche fosse rimasta soltanto quella singola esperienza come fai a dire a tornare indietro che fai vai sul monte tutto esaltato scendono le luci sì maestri mi sono inginocchiato a piangere cioè è stato un momento mistico non lo so queste cose qua eh, non lo so quante persone vivono queste esperienze ah, sicuramente nel mondo milioni di persone però io sono tra questi eh, non è una cosa che accade tutti i giorni, quindi non si può tornare indietro. In un certo senso loro, rispondendo a quella domanda così forte, hanno, eh, tra virgolette, violato il mio libero arbitrio, cioè hanno assottigliato il mio libero arbitrio, lo hanno un attimino accantonato dicendo ok, noi ci facciamo vedere, da questo momento non sei più libero di non crederci. Da questo momento se fingi di non crederci entri nel mondo degli idioti, cioè che fai? Non puoi fingere di non crederci, ci hai visti. E da lì sono iniziate delle relazioni con loro, noi facevamo, io e la mia compagna facevamo domande, ma bis se bisogna andare eh, a questa conferenza, a questo convegno, perché eravamo ancora nella grande ricerca, nel mare magnum di tutte le storie, di tutto e di più, eh, religioni, cose new age, eravamo nel mare magnum della ricerca, della ricerca disperata della verità. Avendo vissuto questa esperienza abbiamo capito che almeno questo è vero. Questo è vero, ci è successo. Perché poi il giorno dopo la mia compagna che abitava a Roma, per vedere forse se ero impazzito, <ride> è venuta da Roma e abbiamo vissuto la stessa cosa. Cioè, gli ho detto adesso, noi torniamo in montagna, perché eh, altrimenti tu puoi pensare che io sia un pazzo! E invece loro si, si devono far vedere anche da te. Si sono fatti vedere anche da lei. Siamo andati in montagna e si sono fatti vedere. Eh? Quella volta che si aspettava che, ma oggi parlavamo alle persone: assurdo, vabbè. Ed è così, ce l'hanno chiesto loro di parlare. Eh? E quindi, da quel momento, noi abbiamo iniziato a fare delle domande: ma se bisogna andare a questo convegno, a questa conferenza, fatevi vedere, fateci un flash, no? e loro passavano nel cielo: flash, se avete fatto il flash per rispondere alla nostra domanda, fate due flash 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 e se questi due flash erano per rispondere alla nostra domanda secondo fate, fatevi vedere un'ultima volta e si facevano vedere quindi poi noi due tosti capricorni scetticoni cioè non è che ci facciamo prendere per il naso facilmente immagino loro da dentro le navi vabbè sì bisogna farlo un'altra volta flash <ride> Oppure, che so, a volte andavamo in macchina per le campagne e loro si facevano vedere con queste navi e noi suonavamo il claxon e loro scambiavano il saluto con dei flash enormi. Questi super flash, e noi con il claxon della macchinina Peugeot, la Peugeotina, non mi ricordo manco cos'era. E quindi loro hanno avallato questa relazione. Loro hanno dato conferme a questa relazione. Addirittura, questo è successo nel 25 novembre 2009. Tutta l'estate dell'anno seguente, tutta l'estate del 2010, che è stata. L'estate in cui poi loro ci hanno indicato di conoscere Pier Giorgio Caria, Giorgio Bongiovanni, e loro ci hanno indicato dei personaggi precisi. Non è che hanno detto sì, va, continuate a fare i, i, le conferenze di tutto e di più, no. Ci hanno indirizzato verso dei personaggi per iniziare un percorso di collaborazione maggiore con loro. Come dire, se voi volete avere una maggiore collaborazione con noi, dovete passare per questi personaggi. Perché Pier Giorgio Caria nel mondo è il, la persona più informata sulla nostra realtà. E Giorgio Bongiovanni è uno dei pochissimi nostri autentici messaggeri. È uno di noi in mezzo a voi. Quindi vedete voi, cioè, se volete avere relazione con noi, dovete passare per queste porte. E noi molto volentieri. Tanto che adesso se penso che con, con Pierre o con Giorgio eh, ci collaboriamo, eh, è un sogno che si, che si realizza volta per volta. Loro sono dei personaggi immensi, sconfinati, eh, chi, chi non lo capisce è perché non li conosce, non li conosce bene, magari ha visto in internet qualcosa e si illude. Di, di aver ragione lui, di, le proprie sovrastrutture mentali gli impediscono di vedere la realtà. La realtà è che questi personaggi extraterrestri ci hanno indicato questi, queste porte, ok? Quindi tutta l'estate dell'anno 2010 noi siamo andati a fare passeggiate eh, con amici e conoscenti, ma a volte eravamo 30, 40, perché si era sparsa la voce in quel di Gubbio. Si era sparsa la voce, eh? andiamo a fare la passeggiata. Era la passeggiata con la L maiuscola. Allora Marco stasera andate a fare la passeggiata. Andiamo, andiamo a fare la passeggiata. Perché? Perché tutte le sere, tutte le volte, forse. Una volta non si sono fatti vedere, ma perché c'era gente che poi sarebbe impazzita. Ma tutte le volte si sono fatti vedere per tutta l'estate del 2010. Addirittura io da bravo profeta fanatico eh, facevo quando mi dicevano, ma queste cose cosa c'entrano questi UFO? Cosa c'entrano con eh, figu le figure sacre, con il Cristo, con questo qua stigmatizzato? Ah, cosa c'entrano? Io con il Vangelo in mano aprivo il Vangelo e loro si accendevano nel cielo. Puff! Oh, ma non è una cosa da poco, ragazzi. Vuol dire che loro hanno confermato anche questi fanatismi iniziali da parte nostra. <ride> Fa ridere, però. È così che sono andate le cose, ragazzi. Eh? Eh, io Ci mancava che mi vestivo col saio e poi ero alla NeuroDeliri. Tra l'altro, oggi è la giornata mondiale della sanità mentale. Quindi farei un applauso a tutti noi che siamo qui, <ride> me la son giocata visto. E al momento giusto quindi eh, però sono accadute queste cose qua cioè io aprivo il Vangelo e questi rimanevano ah, allora e però di tutti questi che hanno visto pochi poi hanno continuato a seguire il discorso perché perché questo è un discorso che ti chiama all'impegno ti chiama all'azione smette di essere un discorso da salotto da chiacchiera ecco sì facciamo conferenza ne parliamo domande e risposte ma questi personaggi ti chiamano all'azione sociale, loro addirittura la danno come discriminante per capire chi è un loro messaggero oppure no. Dicono, oggi ce ne sono tanti che fanno canalizzazioni, cose, no? telepatie, eccetera, eh, ma per capire se uno parla veramente a nostro nome oppure se è qualche altra entità che si finge extraterrestre ma in realtà è qualcun altro, la discriminante è questa, il nostro portavoce... Deve vivere una vita sociale attiva, cioè nell'impegno a favore di chi soffre, eh, nella legalità, nella lotta per la giustizia, per i diritti sociali, per i diritti umani, nella lotta a favore dell'ambiente, ma non una volta al mese per hobby perché mi pulisco la coscienza, no, dedicare la sua vita. Cioè tu, ah, quello parla di extraterrestri, bene, cosa fa nella vita? Eh, fa conferenze, poi, eh, poi basta, lui nella sua vita deve fare conferenze. Bene, non è un portavoce degli extraterrestri. Perché gli extraterrestri hanno detto, i nostri portavoce autentici danno la vita, la loro vita, tempo, energie, sudore, denaro, cioè tutto quello che hanno lo danno per una causa giusta o per più cause giuste. Questa è una discriminante importante, cioè non è una roba da poco, dato che oggi è channeling, i channeler sono un miliardo, cioè c'è tanta gente che fa, che riceve messaggi, ma questi messaggi ma da dove vengono? Ecco, invece di arrovellarmi il cervello di vedere se combaciano col Vangelo, se sono d'accordo tra di loro, se no, cosa fa nella vita? Ah, que... Bene, ciao, arrivederci, anche se mi piace il messaggio, bellissimo il messaggio, ma non è degli extraterrestri, anche se combacia con tutti i messaggi extraterrestri, forse domani o forse dopodomani dirà qualcosa che smonterà tutto il castello. Quindi prevenire è meglio che curare. Come si dice, è meglio arrossire prima che impallidire dopo. Quindi se io vedo che il, la persona in questione non è, non è eh, impegnata nella sua vita in maniera seria, concreta, totale, nei confronti di una causa giusta, per me non è un messaggero degli extraterrestri, questo è quello che loro ci hanno insegnato. Quindi che cosa è successo? <ride> è successo che loro ci hanno subito indicato di iniziare ad impegnarci in questo senso con un'associazione Onlus di cui facciamo parte, la, si chiama Funima International Onlus. Insomma, in vari modi, piano piano, le nostre vite si sono trasformate e ci siamo attivati nella società, ok? Eh, io poi, tra l'altro, oggi ci sono qui dei ragazzi fantastici che ammiro tanto. Non è un discorso, e sono i ragazzi del movimento culturale Our Voice, movimento artistico culturale. Che poi eh, vi presenterò se vogliono salire sul palco. Io sono onorato di farli parlare più tra un po'. Eh, ma. Perché dico questo? Perché anche se questo non è un discorso strettamente correlato alla realtà extraterrestre, cioè non c'entra niente. Uno dice, ah, ma che c'entra? Questi qua si occupano di fare denuncia sociale attraverso l'arte. Che c'entra con gli extraterrestri? Beh, non c'entra niente, però vi posso dire che gli extraterrestri sono contenti di, queste, di questa realtà perché non, a, loro, a loro non interessa un tubo cre se crediamo o non crediamo a loro. Quello che loro sono venuti a fare qui è riformare la nostra società. Questa società nefasta così com'è, basata sul Dio Danaro, eh, fondata su violenze allucinanti, sull'ipnosi collettiva delle distrazioni, sulle basse vibrazioni delle energie sessuali portate a livelli di ridicolo. Ecco, questa società loro la ribaltano e la ribalteranno e lo faranno e lo stanno facendo attraverso persone che di loro nemmeno sanno nulla, magari. Perché? Perché loro hanno la possibilità di ispirare queste persone. Sono o non sono, come diceva Eugenio Siragusa, gli angeli di ieri che oggi chiamiamo extraterrestri. Sì, sono loro. Sono la lunga mano di quello che chiamiamo Dio, loro conoscono Dio, in 20 miliardi di anni hanno dato risposta anche a questa domanda, chi è Dio, se esiste, se non esiste, sì, loro hanno dato risposta anche a questa domanda e la risposta è bellissima, quindi, perché la risposta è sì, esiste, <ride> quindi, e l'hanno conosciuto, non è una questione di fede, per le super civiltà cosmiche non esiste più la fede cieca. Esiste la conoscenza, loro hanno, non hanno religioni, hanno la scienza dello spirito, la chiamano. Cosa significa? Significa la conoscenza di quelli che sono i meccanismi sottili, i meccanismi energetici, psichici e spirituali, sovramundani, che determinano la, il prodursi della creazione e, de, e determinano il procedere dell'evoluzione. Sono dinamismi che stanno a monte, cioè è l'invisibile che crea e che fa evolvere il visibile. E questo che chiamiamo mondo dello spirito è una realtà intelligente, è una intelligenza quello che chiamiamo Dio. Loro hanno detto quello che voi chiamate Dio, noi la chiamiamo l'intelligenza onnicreante, la forza onnipresente nel cosmo, la forza intelligente onnipresente nel cosmo che è quella che dice al filo d'erba che deve crescere così e non così, è quella che dice alla, alle nostre cellule, perché un, un embrione quando cresce, cioè a un certo punto le cellule del dito si fermano qua, non è che continuano a crescere, chi glielo dice? È un, una, un programma genetico che viene strutturato a monte, ok? La stessa genetica fisica è prodotta dai dinamismi psichici animici. I dinamismi psichici animici sono. ricevono l'input dalla realtà che noi chiamiamo spirituale, lo spirito individuale, noi, l'intelligenza, ok? Perché l'intelligenza e lo spirito possiamo dire che sono la stessa cosa. Capito questi discorsi che fanno loro, sono robe grosse. Adesso ho lampeggiato così qualche discorso, ma poca roba. Ma se volessimo studiare i messaggi che loro hanno trasmesso attraverso, ad esempio, Eugenio Siragusa e attraverso Giorgio Bongiovanni, se tu li metti in fogli A4, li stampi in A4 e li metti uno sopra l'altro, ma non basta da qui a là. Quindi voglia studiare le, la scienza cosmica spirituale, ce n'è. Quindi, perché ho detto tutte queste cose? Perché questi personaggi, gli angeli di ieri, extraterrestri di oggi, hanno la capacità e la possibilità di ispirare le menti dei grandi scienziati, le menti di politici, le menti, se queste persone si predispongono al bene. Se uno scienziato, un esempio, se uno scienziato ha come finalità quella di arricchirsi, loro non possono ispirarlo. Lo scienziato verrà ispirato da entità negative e quindi vediamo le conseguenze di questo quali sono o per interessi di potere o per interessi di carriera sociale e così via. Se uno scienziato invece è mosso dalla volontà di altruismo, da voler risolvere situazioni per tutti, anche a costo di rimetterci a livello materiale, bene, loro entrano e lo ispirano e così vengono fuori le grandi scoperte che cambiano la storia del mondo, come è stato... E poi, tra l'altro, nemmeno del tutto per il grande Nikola Tesla. Nikola Tesla aveva le sue ispirazioni quando guardava il sole. Lui guardava il sole e riceveva le ispirazioni. E guarda caso, questi esseri, è da 6000 anni che vengono chiamati gli dei solari, gli esseri solari perché il discorso sarebbe da amplificare, noi chiamiamo extraterrestri, pensiamo che gli extraterrestri sono quelli che vengono qui in astronave, punto e basta, ma ci sono delle gerarchie, c'è un, una scala evolutiva tra noi che facciamo parte della terza dimensione, diciamo in, in quarta dimensione iniziale, perché iniziamo ad essere umani, ci stiamo svincolando dalla animalità, anche se ancora le pulsioni animali sono molto forti in noi, e la preservazione e così via ma siamo già diciamo quarta iniziale. Ecco, c'è poi la, quinta, la quarta dimensione piena, che sono appunto le civiltà che ci visitano, che hanno ancora una fisicità riconoscibile, degli habitat simili ai nostri, però magari non mangiano più, si nutrono di luce solare, insomma è diversa la situazione. E poi c'è una quinta dimensione, una sesta dimensione, una settima dimensione. Queste cose che sembrano concetti... Così. ma in realtà tutti tutte le grandi correnti spirituali appunto di conoscenza scientifica spirituale del mondo hanno parlato di queste cose da dagli induisti agli ebrei dai nativi d'america alle alle tribù dell'africa nera cioè tutti hanno parlato di questi concetti in un modo o nell'altro bene Oggi abbiamo la possibilità di ricevere insegnamenti di scienza cosmica spirituale precisi in base alla nostra attuale evoluzione da questi esseri che sono gli, gli grandi iniziatori, i civilizzatori, sono loro gli istruttori di civiltà, i, i docenti cosmici. Ecco, sono loro. Noi pensavamo. Di venire alla conferenzina di sentire Marco Marsili che parlava di extraterrestri, così sì, vabbè, l'astronave a terra. Ma che astronave? Sì, l'astronave, ma quella, quell'astronave lì loro la possono manipolare e, e cambiare da metallica a energetica in una frazione di secondo. Premono il pulsante, cambiano la frequenza, quindi la vibrazione degli atomi della materia di cui è composta quell'astronave, compresi i loro corpi, i corpi dell'equipaggio dell'astronave, e passano in una materia eh, iperfisica, che per noi non è più materia, e quindi i nostri strumenti non la vedono più, no, il nostro occhio non la vede più, scompaiono davanti a te, ti parlano, pace su tutte le frontiere, e, ma, e poi premono un pulsante qua o si passano la mano così e scompare davanti a te dove è andato dove è andato ma magari sta ancora lì ma tu non lo vedi perché è nella realtà invisibile per noi ok ecco questi personaggi di questi si parla di questi stiamo parlando questi personaggi hanno partecipato alla creazione dell'uomo sulla terra loro hanno partecipato alla creazione dell'uomo sulla terra hanno elaborato un dinosauro acquatico milioni di anni fa e lo hanno fatto adattare alla vita sulla terra. Questo ha a che fare con il famoso serpente piumato. L'hanno fatto adattare alla vita sulla terra e quando si è strutturato in tribù primitive, loro hanno emanato questi dei solari che abitano negli astri, hanno emanato le intelligenze, le scintille di intelligenza individuale. Che si sono incarnate e quello hanno reso l'uomo a loro immagine. Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Chi erano questi Elohim? Questi Elohim erano quelli che oggi volgarmente chiamiamo extraterrestri. Sono deità solari che sono. Coloro che dirigono tutti i movimenti degli extraterrestri che vengono sulla Terra, che viaggiano di qua, che viaggiano di là, gli extraterrestri non possono fare eh, il, il bello e il cattivo tempo a loro piacimento, c'è una gerarchia da rispettare e queste deità solari determinano tutti questi movimenti, ok? Quindi anche il più scemo degli extraterrestri, <ride> mi perdoneranno, il più scemo degli extraterrestri che fa il flash a Marsili con la macchina mentre Marsili è scemo più di lui. <ride> Flash, ecco per fare quel flash, lui ha avuto il consenso da parte di quello che sta sopra di lui, che sta sopra di lui, che sta sopra di lui fino alla deità solare. Ora, io non penso che il consenso ce l'hanno via telefono. Tipo, ok, puoi fare il flash, vai. Baby flash, no, loro hanno una sintonia con queste deità, come è per alcune persone che vivono anche sulla Terra, che sono in sintonia con questa intelligenza creativa. Infatti vedi che spontaneamente fanno azioni, e azioni che cambiano la realtà, perché sono in sintonia con questa intelligenza che chiamiamo Dio. E allora vedi, che so, i guaritori, vedi persone che fanno un'azione spontanea e cambiano la realtà di un'intera famiglia o di un intero quartiere perché quella sintonia con questa intelligenza creativa che noi chiamiamo Dio significa essere la lunga mano di questo che noi chiamiamo Dio. Ecco, le civiltà extraterrestri non hanno gesti spontanei casuali. Sono costantemente nella spontaneità sintonica con questa intelligenza creativa, mentre noi <ride> noi Oggi è la giornata mondiale della sanità mentale, quindi è la giornata mondiale del pianeta Terra, cioè secondo me coincidono le due cose. Loro dicono, voi vivete in un meraviglioso paradisiaco manicomio criminale a cielo aperto. Questo, anche perché essendo un pianeta il nostro, loro hanno questa conoscenza, essendo un pianeta il nostro con una varietà di flora e di fauna che è rara nel cosmo è veramente un paradiso è la luce fulgida loro lo chiamano il vostro è uno dei pochi pianeti a luce fulgida gli altri pianeti hanno luce tutta opaca, vivono nella nebbiolina, molti vivono nel sottosuolo in enormi strutture super tecnologiche, quello che vuoi, però è sottosuolo, non, è, non vanno a fare una passeggiata nel bosco, perché gli elementi della loro natura glielo impediscono, sono forti, sono più aggressivi. Ecco, noi abbiamo questo pianeta con questa crescita anche molto lenta. Hanno detto: il vostro pianeta nel Sistema Solare è l'anima gemella del Padre Sole, del vostro padre Sole, per questo si sono incarnati qui sulla Terra anche tanti avatar tanti avatara tanti esseri divini perché per, per salvare questo pianeta perché questo pianeta non può essere distrutto come è accaduto che altre umanità sia nel nostro sistema solare sia altrove hanno distrutto i loro pianeti con le cavolate tipo le bombe atomiche che abbiamo noi ecco questo a voi non sarà permesso, questa distruzione completa del pianeta, perché se l'anima gemella del Sole se viene distrutta, il Sole si spegne, si crea un casino all'interno, ovviamente non hanno usato la parola casino. Si crea un casino all'interno dell'intero sistema solare, che fa parte di un gruppo di altri sistemi solari, che fa parte di un gruppo, di un gruppo, di un gruppo, eh, fino a che fai, fai metti, metti nei guai l'esplosione del pianeta Terra. Potrebbe mettere nei guai una parte della galassia, dove c'è gente che vuole vivere in pace. Non vuole problemi e quindi mandano qui messaggeri di tutto, di più. Le sfere divine mandano. Eh, di tutto è successo. Ma qua li hanno quasi sempre, se non sempre, ridicolizzati, derisi, li hanno maltrattati, presi a sassate, li hanno ignorati, li hanno sbeffeggiati, li hanno picchiati, li hanno torturati e li hanno anche uccisi agli Avatar. Li hanno uccisi perché è a Gesù Cristo che li hanno fatto? Vi ricordo che non è che Gesù Cristo è morto e risorto così per sport. Cioè Gesù Cristo è stato ammazzato. È stato ammazzato in maniera deliberata, cioè hanno preso, hanno deciso a tavolino: è meglio che muoia uno solo piuttosto che tutto il popolo ci rimetta, no? Questo nel Sinedrio, il sine, quanti Sinedri ci sono oggi eh, in giro. Ecco, si è deciso in maniera precisa. Di uccidere Gesù e l'hanno ucciso per motivi economici e per motivi di potere perché che era il Messia non è vero che non l'avevano riconosciuto perché altrimenti non avrebbero detto: Quest'uomo fa molti miracoli, quest'uomo fa molti segni, ci mette, ci mette in difficoltà, cioè, la gente gli crede, e allora vuol dire che avevano riconosciuto chi era. Solo che sai, lui è uno di quelli che ha ribaltato i tavoli delle, dei cambiavalute. Al tempio dei venditori di, 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 di storie, lì, fuori dal tempio, li, ha, preso, ha preso una corda e ha iniziato a frustarli. Cioè, non è da poco, eh che Gesù ha preso una corda e ha iniziato a frustare la gente lì davanti, non è che gli ha detto per favore andatemene perché è la casa del Padre mio, no, è scritto la casa del Padre mio sarà casa di preghiera, ne avete fatto una spelonca di ladri, e giù corde bastonate, ha ribaltato tutto, e chi è che ha avuto il coraggio di, di mettersi contro di lui, potevano prenderlo e picchiarlo, erano 50.000, cioè... E lui invece da solo con la divina potenza, quello era un atto spontaneo, no? di sintonia. Lui era sempre in sintonia, ovvio, il maestro meraviglioso. Ma lì ha dimostrato la parte della giustizia di Dio, no? No, sempre se no, misericordia, amore, ci hanno fatto vedere Gesù come se fosse così un po'... Deboluccio che perdona tutto, ma che perdona tutto. Se bestemmierete me, sarete perdonati. Chi bestemmia il Padre sarà perdonato, ma se bestemmierete lo Spirito Santo, non sarete perdonati. Non sarete perdonati. Quindi quando Papa Francesco dice Dio perdona tutto, eh, Papa, stai bestemmiando, stai contraddicendo Gesù Cristo, che ha detto la bestemmia contro lo Spirito Santo non viene perdonata. La bestemmia contro lo Spirito Santo, se vogliamo stringerla, è, ad esempio, avvelenare il pianeta Terra, fare esplodere bombe atomiche a nastro per, per diletto bellico, per cercare di amplificare il proprio potere. Materiale sugli altri popoli e le violenze contro i bambini e io ci aggiungo anche le violenze contro le donne, cioè contro qualcuno, un essere che è indifeso rispetto a te. Perché se io mi scaglio con violenza fisica contro una ragazza, se sono un uomo, al no 98% dei casi cioè, ho vinto, perché sono più forte fisicamente. Secondo me questa è una bestemmia contro lo Spirito Santo, ma contro i bambini non è secondo me. Contro i bambini è sicuro che è una bestemmia contro lo Spirito Santo. Quindi quella gente là non verrà perdonata. Non verrà perdonata che significa? Anche qui ci vengono in soccorso i maestri cosmici. Ci dicono, voi avete un concetto di paradiso, inferno e purgatorio che è primitivo perché esistono questi luoghi ma la pena non è eterna sono luoghi eterni ma la pena non è eterna però sai non è bello trasformarsi in un sasso per 700 milioni di anni poi per altri 700 milioni di anni sei una pianta poi per altri 700 milioni di anni sei un animale che viene predato, che deve nascondersi dal, dal, dal predatore, che si sveglia e viene mangiato e poi si reincarna e ha di nuovo un topo e quindi deve di nuovo nascondersi. Non è bello, no? Ecco, questo è quello che accade quando si vive la cosiddetta seconda morte, la morte seconda, di cui hanno parlato Giovanni nell'Apocalisse, ne ha parlato San Francesco, poca gente ha parlato della morte seconda. Dante, beh, Dante amico nostro, Dante. Padre Pio, insomma, gente di spessore. Quindi gente che aveva comunicazione diretta con la realtà divina. Ecco, eh, questi esseri confermano. La morte seconda dicono è la, la retrocessione. Tu mantieni, e questo è il punto, cari amiconi. Tu mantieni. <ride> amiconi, tu mantieni la coscienza di essere stato uomo, essere umano. Eh, eh, però ne prendi coscienza se sei un sasso quando un bambino ti dà un calcio e ti lancia in un lago tu in quel momento che il bambino ti tocca ero un uomo, ho fatto questo, ho fatto un casino eh, pff, e di nuovo sasso dentro al lago per altri migliaia di anni finché il lago viene prosciugato e finché qualcun altro ti riprende in mano e ti ridà un po' di soffio vitale l'energia umana vivifica i regni inferiori e quindi lì magari prendi più coscienza e così quando sei vegetale e così animale animale Spessissimo la seconda morte, nella stragrande maggioranza dei casi, viene vissuta in corpi animali con la coscienza di essere stati uomini perché? Perché l'animale è brutto dirlo. Ma l'animale soffre di più: è la sofferenza che purifica quella situazione karmica della seconda morte. L'animale soffre di più perché è più attivo, vive, si muove, ha necessità di bere, di mangiare, di accoppiarsi e non può gestire con la propria razionalità che si ricorda di avere, non può gestire quello spirito che sta facendo la seconda morte, non può gestire la potenza degli istinti. Eh, si attacca pure al peluche quando hai calori. Prende un peluche e vai col peluche. Eh, non ma lui non vorrebbe. Però avviene, viene anche certe persone a volte. Eh, però è vero, è vero. Però non vendono le bambole, vendono, cioè, eh, è un problema su questa terra. Quindi, ecco, questa, questi istinti animali. Eh, non possono essere vinti dalla razionalità di quello che pure si ricorda di essere stato uomo perché magari si addormenta, visto quando i cagnolini dormono, che si muovono e piangono e tutti quanti, e eh che bello, sta sognando di correre dalla mamma no, non è così, sta sognando che lui era un assassino, un criminale nella vita precedente infatti sta piangendo <ride> mentre dorme e poi si sveglia, vorrebbe dire ho sbagliato tutto invece dice bau o oh, miau Amici, è eh, dura così la vita e spesso vengono, si incarnano in, in animali domestici che stanno a contatto con l'uomo perché questo li fa soffrire ancora di più, stare a contatto con l'uomo e noi siamo liberi, no? facciamo quello che ci pare, abbiamo il libero arbitrio, e loro che libero arbitrio hanno? Nessun libero arbitrio l'animale ha. ha, soggiace alla potenza degli istinti, dei quali non può emergere. Quindi questa è la seconda morte. Questo i maestri cosmici l'hanno confermata grandemente e dicono che la stragrande maggioranza dell'umanità è destinata alla seconda morte, perché se ne frega altamente delle sofferenze degli altri suoi simili, dicono voi non siete umani, quindi vi reincarnerete in animali, perché voi utilizzate il vostro libero arbitrio per scopi prettamente egoistici. Quindi benissimo. La vostra il vostro livello evolutivo è quello là, lo state dimostrando. Cioè non è che arriva un Dio cattivo che ti dice ah tu hai fatto questo e quindi te ne andrai in un corpo animale. No, è una cosa che avviene spontaneamente. Lo spirito che si comporta in un certo modo crea una determinata realtà intorno a sé se tutta la vita ti comporti in maniera egoistica e eh, eh, soggiaci agli istinti li obbedisci a tutti gli istinti animali che ti vengono fuori cioè, tu sei già un animale in questo momento sei in un corpo umano ma aspetta un attimo che vedrai che dopo il trapasso avrai un corpo che si confà alla tua condizione spirituale questo è quello che accade non è che arriva uno e ti dice hai sbagliato tutto ora oh, pentiti nel corpo animale no questa è la concezione primitiva che abbiamo, che loro dicono avete una concezione primitiva della spiritualità, dovete capire che sono dei flussi spontanei, quello che avviene nel mondo spirituale è una continuazione di quello che sta avvenendo nel mondo fisico, non è che io sono scemo adesso, disincarno e di colpo sono intelligente, no, non è così, io sono scemo adesso, disincarno, sono uno scemo senza corpo fisico. Sono uno scemo disincarnato e quindi andrò nel regno degli scemi. <ride> Questa è la realtà. Quindi cerchiamo di non essere scemi, diciamo, eh, cerchiamo di comportarci bene in maniera altruistica, no? positiva. Per questo ho detto prima, e ho fatto il discorsone, per questo ho detto prima i ragazzi di, di, di Our Voice, questi amici eh, giovani, movimento artistico, non mettiamo che non c'entra niente no? con la realtà extraterrestre, poi magari dalle nostre fonti sappiamo che c'entra e come, ma palesemente, pubblicamente non c'entra nulla, però sono esseri umani, nella fattispecie giovani, soprattutto giovani e giovanissimi anche, che... Si impegnano a mettere a disposizione i propri talenti senza guadagnarci una lira, quindi senza scopi di lucro, senza scopi egoistici. Mettono a disposizione i propri talenti, il proprio tempo, le proprie energie psichiche e fisiche. A volte addirittura anche i propri soldi, cioè si autofinanziano. Perché per venire qui, ragà, avrete messo la benzina, avrete pagato un'autostrada. Cioè, non è che sempre c'è mamma e papà che, che pagano. Quindi ecco. Chi ha pagato? Tu? <ride> sapevo, lo sapevo. Quindi beh, qualcuno ha pagato comunque. Ecco, quindi per dire cosa? Per dire che questo è l'atteggiamento che trasforma la società. Coloro che stanno riformando la società dall'alto vedono questo, osservano queste realtà e dicono molto bene... Molto bene. Se devo oh, parla col capo dell'astronave, comandante, se devo incarnarmi sulla terra, per favore, voglio incarnarmi in una famiglia che poi il figlio voglio essere con gli Our Voice. Eh? Sì, però va bene, però sappi che non ti ricorderai nulla. Non importa, e eh, voglio lottare, perché si incarnano, non si ricordano nulla che sono extraterrestri, ma portano dentro quei valori extraterrestri e quei valori di riforma sociale, quei valori non li puoi sopire. Sono valori che tu non hai in memoria che vieni dalle astronavi e da mondi evoluti, ma i valori devono emergere. Se non emergono, il ragazzo impazzisce, quindi o si droga, diventa un disadattato. Il impazzisce perché lo spirito che rientra quel corpo deve dimostrare i suoi valori. Se questo gli viene impedito, diventa violento, diventa autodistruttivo e così via. Quindi ben vengano movimenti come questo che danno possibilità a questi spiriti rivoluzionari di operare, di essere attivi nella società e di manifestare un livello etico che è proprio della società che deve venire non è della vecchia società. Il livello etico dimostrato dagli artisti di Our Voice e di altri movimenti similari non è un livello etico che riguarda la vecchia società. È un che forse sì, negli sess i sessantottini forse qualcosa hanno... però poi sono stati distrutti dalle droghe, dalle musiche assurde e così via. Eh, però eh, questo spirito, questo seme che è stato posto allora... È un seme che sta germogliando anche oggi, quindi io mi rivolgo anche agli adulti che vedono questi movimenti giovanili, così che avanzano in maniera positiva, di non criticarli, di non stare lì a puntare all'idea, eh, però ai tempi nostri era me, sì vabbè, ai tempi tuoi, intanto il mondo è andato a P, perché, perché? è per colpa tua e degli amici tuoi? <ride> Perché eh, se il mondo va così è colpa dei miei genitori che sono persone fantastiche, la mamma è maestra di scuola elementare, il babbo ha dato tutta la vita per la famiglia, ha lavorato come un pazzo tutta la vita per darci tutto a noi quattro figli, quattro. Eh, quindi eh, cioè persone per bene, gente per bene, senza grilli per la testa, senza ma è anche colpa loro se il mondo è andato a quel paese, perché mentre pensavi alla tua famiglia, dovevi pensare anche un po' al mondo, alle altre famiglie. Ah, è difficile, lo so, eh, ho eh, parenti che lavorano in aziende che inquinano. Aziende che. Eh, però lo so, però devi portare la pagnotta a ca casa. Come fai? Ho persone che conosco che lavorano in aziende che fanno lì in Sardegna che lavorano per poi produrre cose che vanno eh, componentistica per le bombe. E eh, però bisogna mangiare, sì, va bene, vai a zappare l'orto, ma non contribuire a questo. Devi boicottare, noi. Se abbiamo un'arma è il boicottaggio, non abbiamo altre armi che fai in braccio il fucile e fai la guerra con le armi loro, cioè siamo dei pazzi. È il boicottaggio, amici. Eh, no, io non ci lavoro nella tua azienda che produce componentistica per le bombe, io non ci lavoro nella tua azienda che inquina la nostra città. Lo so, guadagnerò meno della metà di quello che sto guadagnando adesso, ma io me ne vado. Arrivederci e grazie. E vai e ti zappi l'orto. E vai a prendere i vestiti alla Caritas se non c'hai i soldi per andare tutte le volte al negozietto. Ragazzi, noi siamo in guerra. Bisogna fare la resistenza. Gli extraterrestri con le antennine, gli extraterrestri piripiri, piripiri, gli extraterrestri loro dicono: e loro ci guardano e si sbellicano dalle risate e poi si mettono a piangere perché vedono che facciamo sul serio. E quindi dicono: ma voi per cambiare? Ma che pensate che qualcun altro arrivi a togliervi le castagne dal fuoco? Cioè, dovete farlo voi. Noi possiamo darvi delle conoscenze. Questo possiamo darvi. Ma non possiamo fare il lavoro al posto vostro. No? Perché molti chiedono: Ma perché allora non atterrano <ride> come lui? <ride> Sei atterrato. C'è pure la tutina spaziale. Perché allora non atterrano davanti al Parlamento? Perché non atterrano a uh, Piazza San Pietro? Perché non atterrano davanti alla Casa Bianca così danno un segno eclatante a tutti? Perché? Uno, perché ci sono delle leggi cosmiche da rispettare, loro non possono prevaricare il libero arbitrio, la libera autodeterminazione dei popoli. Se loro atterrano in questo modo impediscono alla gente di essere libera, di crederci o meno e creano una situazione che è simile a quella che abbiamo creato noi quando siamo andati nelle Americhe a portare la civiltà, abbiamo distrutto delle civiltà antichissime con i nostri crocifissi, con le nostre cose. Quindi loro sanno che questo avviene e non lo fanno, dicono che dobbiamo crescere da soli in questo senso. Possono darci degli input evolutivi attraverso l'informazione, attraverso le conoscenze, quindi ispirano persone per farle parlare, eh, gli dicono cose che poi le persone devono scrivere eh, e così via. Quindi, <ride> perché sono arrivato a parlare fin qua? Sempre a te. Guardo perché telepaticamente l'extraterrestre F sa dirmi dove sono arrivato. Per dire cosa? Per dire che loro, loro dicono questo: dicono: noi, a parte che se atterrassimo pubblicamente, come, come alcuni di voi chiedono. Il 90% delle persone si suiciderebbe perché il 90% delle persone è ignorante in materia. Vedono un'astronave che atterra, ma ragazzi guardate che io ho visto con i miei occhi persone che volevano vedere gli UFO, li ho portati in montagna, l'astronave è passata a bassa quota, mi sono girato la persona non c'era più. Era, scavola, era nel monte che, come Speedy Gonzalez, se ne andava con le gambe che roteavano, capito come i cartoni? Oh, io ho visto le gambe così, le ho viste. Poi mi ha, mi ha telefonato due giorni dopo, no, sai perché era la prima volta, allora, eh, allora non chiedere se non sai. Eh, quando Eugenio Siragusa, abbiamo questi racconti eh, che ci hanno fatto persone, perché poi io appassionato di Eugenio Siragusa, sono andato in Sicilia, ho comprato pure i calzini dove li comprava lui, cioè ho fatto tutte queste cose qua fanatiche che amo tanto e che, eh, che gli altri ragazzi del gruppo poi mi sgridano, però è bello, mi piace fare queste cose, cioè immergermi. E ho chiesto, no, vabbè. Insomma, ci sono dei racconti, ad esempio, eh, quando i giovani andavano, ma signor Siragusa, ma noi vorremmo vedere. Vai, vai, vai sull'Etna a vedere, vai che ti aspettano. <ride> andavano in una occasione, ma ce ne sono di questi racconti. Adesso ve ne dico uno, ma ce ne sono tanti. Eh, un ragazzo è andato lì e si è messo lì sull'etna, si è messo lì nella macchina con il giacchetto eh, tirato su eh, perché era un po' fresco. Si è messo tipo in meditazione con il sedile sdraiato in meditazione così gli occhi chiusi. A un certo punto sente il giacchino che scende da solo come se venisse tirato dal basso, e una voce. Nella macchina. Se hai paura, torna indietro. Dice che dall'Etna sembravano le gare automobilistiche. Cioè, questa è <ride> una signorina, te l'avevo detto che c'erano e ti aspettavano. Quindi, gente che vuole vedere, però poi ha paura. Quindi, si atterrano qua fuori. Ma la gente si butta dalle finestre. Ma si buttano materialmente, cioè aprono la finestra e si buttano di sotto per la paura, per lo sgomento, perché? Perché ti rendi conto vedendoli che sono qualcosa di altro, che vengono da un altro mondo, lo senti e, e quindi se non sei preparato, oh, dici qua è finita, cioè, secondo... poi un'altra cosa, quando sei di fronte a loro, tu senti quello che il cane sente quando è di fronte a te. Cioè ti trovi di fronte a un essere o a, o a civiltà, più esseri, che sono sul gradino superiore nella scala evolutiva. E questo non è poco. Noi, non abbiamo, noi sulla Terra non abbiamo nessuno sopra di noi. Siamo l'enzima piramidale, siamo... l'umanità è al vertice. Sì, vabbè, vedi un elefante, ci avrai paura, prendi il fucile e spari, cioè, hai vinto. Quindi noi non abbiamo nessuno sopra di noi a livello di scala evolutiva, siamo al vertice della scala evolutiva planetaria. Avere a che fare con esseri che sono esseri intelligenti, che sono sopra di te sulla scala evolutiva, è terrorizzante, terrificante se non sei preparato. Perché? Uno che fai scodinzoli, fai come il cane che quando torni a casa si fa la pipì addosso perché perde il controllo dell'energia che scorre nel midollo allungato nella spina dorsale quindi, e si fa anche la pipì addosso. <ride> e quindi noi di fronte a loro, perché gli antichi profeti? E, e Abramo cadde con la bocca a terra. Poi Abramo non è uno così, era Abramo, cadde con la bocca a terra di fronte a uno di loro. Figlio d'uomo, alzati, l'Altissimo vuole parlarti. Cioè. Però lì per lì cadevano, cioè stramazzavano al suolo di fronte a questi esseri immensi, perché sono superiori sulla scala evolutiva. E poi Abramo era uno preparato, no? Mi sembra. <ride> Quindi, eppure cadeva a terra. Ecco, innanzitutto questo. E poi, qual nel momento in cui ti rendi conto che è una situazione pacifica, Comunque resta lo sgomento e il senso di inferiorità, perché ti rendi conto che quello ne sa più di te, che è più cosciente di te, è più presente di te, è più in salute di te. Sembra che ha 25 anni, ce ne ha 800. Cioè, tutta questa roba qua te ne rendi conto, perché noi abbiamo anche un potere intuitivo fortissimo quando si dice le cose a pelle. E noi a pelle, di fronte a pelle, no, figlio d'Apollo. A pelle di fronte a uno di loro, si <ride> di fronte a uno di loro a pelle siamo disarmati inermi quindi che fanno che facciamo atterriamo no la risposta è no di fronte a tutte queste nozioni a queste informazioni atterriamo allora veramente volete che atterriamo e la risposta del popolo sarebbe no e non solo nel momento in cui loro dovessero farlo e lo faranno un intervento pubblico lo faranno in un momento di crisi globale lo faranno ci daranno questa possibilità, diranno ok, noi abbiamo il potere di mettere fine a tutti i vostri problemi, fine delle malattie, fine delle guerre, fine di tutti i vostri problemi. Però dovete dar retta a noi, noi istituiamo un protettorato e fine della vostra politica. Lì forse l'applauso scatterebbe veramente. <ride> Fine, de, fine dei vostri. Siamo noi i vostri politici da adesso, ok? Però dovete mettere in pratica questo piano economico. Fine anche della proprietà privata. Ah, e lì vedi però già che molti cominciano a dire: Aspetta, fine della proprietà privata. Ma come? Ma questa l'ho comprata io, cioè è la mia. Aspetta, fine, così: Fine della proprietà privata. Eeeeh. Fine del denaro. Eeeeh. E poi, piano piano, quando cominciano a dire le cose come de, «Ah, ma allora gli extraterrestri sono comunisti! Eh, perché noi sarei lo Stato, penseremo a tutto noi!» Non è facile dire di sì. A noi, che siamo quelli della giornata mondiale della sanità mentale, diremmo tutti di sì. Ovviamente, quasi tutti, perché vedo qualcuno che storce il naso. Però per, diremmo tutti di sì, ma, ma nel il mondo no. Il mondo non dice di sì di fronte a questo. Cioè, ma col cavolo, c'è gente che ha lavorato una vita per, per comprarsi quel poco che ha o quel tanto che ha, per permettersi quel tanto. Quindi io capisco anche a livello di modelli mentali, non è che sto giudicando, cioè è difficile lasciare. Infatti quando loro hanno detto, no, ma che devo fare per, per avere a che fare con voi, per essere un vostro portavoce? Niente, devi dare tutto. Beh, a 23 anni è facile dare tutto perché non c'è niente c'hai quello che ti danno i tuoi genitori più qualche libro e qualche non so che c'avevo niente cioè. devi dare tutto tutto come tutto? che significa tutto? tutto vuol dire che se ti chiedo la fidanzata tu dici va bene e eh, senti che già c'è un borbottio poco chiaro No, però magari poi non ti viene chiesta. Nel momento in cui tu sei disposto e dici sì ok, loro non te la chiedono quella cosa. Anzi, ti danno di più, ti danno tutto quello che ti serve, ti danno amici in più, ti danno e quindi relazioni, ti danno la possibilità di noleggiare. Noi stiamo noleggiando un camioncino, un furgone tutti i mesi, due volte al mese. Io da solo non me lo potrei permettere, perché so quasi 1000 euro al mese. Quant'è? Un bottom? Di, di. Manco so quanto è, questo è il bello. <ride> Quindi, ecco, no, non possiamo permettercelo da solo, no? Insieme facciamo tutto, non ci mette pensiero, insieme facciamo tutto. Perché? Ma perché bisogna andare in giro? L'attrezzatura, le attrezzature qua. Telecamere, computer, storie. Poi questa è, è zero rispetto a quella che abbiamo. Che serve, ragazzi? Perché non è che facciamo gli splendidi. Eh? La roba serve, serve fatta bene perché se no crei un servizio che fa schifo e le cose vengono registrate male. Non puoi mettere le cose nel canale YouTube. Non puoi fare niente se non c'è l'attrezzatura fatta bene. Bene, l'attrezzatura. Cioè, sono soldi. Capito? Soldi. Quindi quei soldi là. Eh, io capisco anche che se non non l'hai fatto fin dal principio di mettere una situazione di vivere una situazione di condivisione e poi è difficile rinunciarci è difficile anche se ti arrivano gli extraterrestri vestiti come quelli che già hai vestiti Antonio Ursi con i vestiti tutti spettacolari flescianti <ride> guarda che ci hanno vestiti a volte che dici ma come una volta un personaggio di cui mi fido molto che ha contatti con gli extraterrestri mi ha detto io ho incontrato Astar Sheran alias San Michele Arcangelo Astar Sheran fuori da un autogrill vestito completamente di paillette cioè, mi pare una cosa normale eppure eh, ti rendi conto? è una cosa assurda eh, ma è così, loro ti, stupi ti sorprendono perché se a Astar Sheran le piacciono le dove è il problema, scusa? è un problema? No, scusi, signor Astar a noi fa ridere, fa sorridere però magari loro non capiscono nemmeno perché sorridiamo perché hanno uno humor diverso non perché stanno sorridendo col, col computerino lì era una battuta? dobbiamo eliminarli? no, fermo penso che sia una battuta umana sì. faccio sempre le battute ma poi No, vabbè, ma loro no, non è che se, ne, se la prendono per queste stupidaggini, lo sanno che sono stupidaggini che io dico per, appunto, per creare un clima, per, però mh, non si offendono, insomma, di fronte a queste cose qua. <ride> Anche se sto sentendo uno strano mal di testa. <ride> c'è qualcuno qua e quindi no, loro sono qua loro sono qua sicuro ogni volta che facciamo incontri, conferenze, cose o si fanno vedere nel cielo e allora ci avvisano oh ma è passata una nave fuori eh. Tutti, eh. oppure sono comunque presenti e loro hanno possibilità di farsi eh, di, diciamo così di essere presenti in forma invisibile qua quanti posti vuoti ci sono? E eh, voglia quanti ce ne stanno? Diciamo che la parte dietro è tutta degli extraterrestri quasi. Qualcuno visibile, qualcuno invisibile. Quindi, sì, loro sono qua. Quindi, ho parlato. Allora, noi, dopo aver vissuto queste esperienze, abbiamo, ci siamo attivati appunto con queste associazioni culturali, con queste storie qua. Perché? Perché per attivarti nel sociale, burocraticamente, devi essere qualcosa. Devi fare, devi no? per metterti insieme già soltanto per vedersi in una casa eh, tutti i lunedì e tutti i giovedì tu devi essere qualcosa, non puoi farlo così, eh, purtroppo. La legge nostra è così. Quindi ci siamo strutturati in associazioni culturali. Eh, nella fattispecie noi ci chiamiamo dal cielo alla terra Gubbio associazione culturale e collaboriamo per quanto riguarda l'aspetto della solidarietà collaboriamo con Funima International Onlus per quanto riguarda l'aspetto della giustizia sociale e della legalità collaboriamo con l'associazione Falcone Borsellino quindi indirettamente anche con Antimafia 2000 che è una rivista l'unica rivista eh, monotematica sull'antimafia uh, sui discorsi della criminalità organizzata in Italia che è molto potente come rivista, veramente fortissima, diretta da Giorgio Bongiovanni proprio, e con anche sempre per quanto riguarda l'attivismo sociale, la lotta a favore dei diritti eh, civili, dei diritti umani, la lotta in difesa dell'ambiente, in difesa dei giusti che vengono imprigionati e uccisi nel mondo. Non guardiamo solo in Sud America, anche in Europa eh, e nell'Occidente abbiamo degli esempi eclatanti, vi ricordo Assange, vi ricordo altri personaggi. Ecco, per quanto riguarda quindi anche questo genere di lotta, siamo, eh, abbracciamo gli ideali e i valori del movimento Our Voice, di cui abbiamo parlato prima e che poi diamo anche la parola ai ragazzi. Quindi noi abbiamo iniziato in questo modo. Facendo questo, la cosa più incredibile per me non è vedere le astronavi, la cosa più incredibile è vedere che questi eventi che viviamo, quindi vedere il grigio che ti guarda, vedere l'essere... Il fratello dello spazio, vedere l'astronave a bassa quota e così via. Abbiamo vissuto la maggior parte di questi avvenimenti quando eravamo attivi per organizzare conferenze e cose di questo tipo, che non riguardavano la loro realtà, che riguardavano appunto l'aspetto della solidarietà, della legalità e così via. Quindi questa era come per noi sempre una conferma per dire. Bravi ragazzi, noi possiamo anche essere messi da parte, ma voi fate quello che sapete che dovete fare: riformare questa società. Questo dovete fare, al di là di noi extraterrestri. Perché c'è gente che non ci capisce. Non tutti sono pronti a questo, però tutti hanno dentro di sé la possibilità di risvegliare i valori della fratellanza, dell'amicizia, della libertà, i valori dell'ama il prossimo tuo come te stesso se vogliamo metterla su questo piano, perché è un piano molto collegato al discorso cosmico, extraterrestre, il discorso cristico, il discorso avatarico, il discorso spirituale, il discorso del ritorno del Cristo, il ritorno di questi esseri insegnanti, istruttori di civiltà. Ecco, è collegato strettissimamente, intimamente al discorso cosiddetto extraterrestre, perché questi extraterrestri dicono siamo noi che abbiamo sempre accompagnato la venuta dei grandi maestri nel corso della storia, siamo noi. Quando le bambine di Garabandal, dove ci furono le apparizioni della Vergine a Garabandal, chiesero, ma, ma madre, hanno visto dei globi luminosi giù in paese, ma cosa sono questi globi luminosi nel cielo? Ma figliuole mie, ma è con questi globi che io vengo a trovarvi. Che significa che questi esseri sono collegati con le realtà che noi chiamiamo divine e spirituali? Sono due facce della stessa medaglia. A Fatima stesso hanno visto un globo luminoso, no? Vedevano questo globo luminoso. Quindi. Questi esseri che noi chiamiamo volgarmente extraterrestri sono collegati anche a quello che stiamo vivendo oggi. Noi oggi, loro dicono questo, noi stiamo apparecchiando la mensa. Noi stiamo preparando il terreno per il ritorno dei vostri maestri, perché non è che Gesù Cristo torna da solo. Torna Gesù Cristo, torna il Buddha, dove nell'ambito buddista Dell'ambito buddista stanno anche loro ricevendo i segni del ritorno del loro avatar. Appare nelle nuvole la forma del Buddha o della madre del Buddha, la tara bianca o la tara verde. Appare eh, nel, eh, manda nei mandala che realizzano anche mandala tantrici, che realizzano con della specie di, di pasta eh, morbida. Eh. Si creano dei disegni che poi loro interpretano e dimostrano che, che l'avvento del Buddha, eccetera. Loro aspettano il, il ritorno del Buddha Maitreya l'ultimo Buddha, il Buddha Maitreya è il Buddha che libera l'umanità. Io, il Buddha Maitreya, questa è un'informazione, diciamo, eh, no, nuova. Il Buddha Maitreya è stato, si è manifestato nel cosiddetto consolatore, il consolatore promesso, quindi si è manifestato attraverso la realtà extraterrestre anche, perché tradizionalmente il Buddha Maitreya è collegato alle civiltà del cosmo, negli, scr negli scritti antichi si evince chiaramente, sia direttamente che indirettamente si capisce questo. Quindi nell'ambito dell'Islam stanno aspettando il giudizio, l'ultimo giorno, loro lo chiamano, l'ultimo giorno, il giudizio universale, dove Allah darà al figlio della vergine il potere di giudicare le genti. Chi è il figlio della vergine? Isa, loro lo chiamano, è Gesù. Quindi, vedete, nell'induismo stanno aspettando il calchi avatara. Calchi Avatar, Calchi Avatar è, se guardi la descrizione, a cavallo del cavallo, eh, in groppa al cavallo bianco con la spada di fuoco, la descrizione di Calchi Avatar è uguale alla descrizione del ritorno di Cristo nell'Apocalisse, dove viene descritto questo essere che a cavallo torna, eh, sono simboli, ma la descrizione è uguale, cioè è uguale, è incredibile, ed è stata fatta millenni prima. Ecco, loro stanno, tutte le religioni del mondo stanno aspettando, le religioni autentiche, le autentiche correnti spirituali del mondo, cioè quelle fondate da autentici avatar, stanno tutti aspettando il loro ritorno e tutti stanno ricevendo i segni. Nell'ambito dell'Islam dell stanno nascendo da, già da più di dieci anni eh, dei cactus, in alcune zone eh, arabe, dei cactus a forma del nome di Allah il nome di Allah è particolare non è che un cactus cresce così o ce lo fai diventare cioè distese di cactus tutte così oppure le macchie sul dorso delle, delle vacche con, il, con la, il nome di Allah oppure e questa era una cosa che è successa eh, che all'epoca ha fatto molto scalpore eh, un bambino nel ventre della madre prima di nascere da dentro recitava le sure del Corano quelle che parlano dell'ultimo giorno, Cioè, avete capito, questa cosa è stata eh, sottoscritta dai medici che hanno assistito e eh, ascoltando questo bambino che dentro la pancia recitava le sure del Corano che parlano dell'ultimo giorno. Nell'ambito indù nell'ambito indù stanno nascendo eh, bambini con quattro braccia come Vishnu, roba che se nasce qua. Dici è un mostro, bisogna aiutarlo. Ecco, lì è un segno prodigioso che annuncia il, ritorno del loro, il loro ritorno avatarico. Qui noi abbiamo un'altra un cultura, quindi questi personaggi, queste deità solari, anche con l'aiuto dei popoli extraterrestri, istituiscono altri prodigi, altri segni. Noi qui abbiamo le stimmate. Le stimmate di nostro Signore è il segno più grande. Non dimentichiamoci che Gesù Cristo è definito il maestro dei maestri. Il maestro dei maestri è un... non è che è perché è tanto bravo, il maestro è perché ha studiato di più. Maestro dei maestri vuol dire anche l'avatar degli avatar, cioè è il vertice. Viene definito re dell'universo. Che significa re dell'universo? Non è che hanno giocato a ramino e chi ha vinto è diventato il re dell'universo, oppure si sono fatti le battaglie. Io sono più bravo e sono il re dell'universo. Il re dell'universo significa che è l'essere più evoluto dell'universo, perché nelle civiltà sia materiali, sia astrali, sia spirituali, perché si parla sempre di civiltà e di super civiltà, quindi nelle civiltà cosmiche, su tutti i livelli, governa il più evoluto. Non ci sono le libere elezioni come ci sono qua, che poi libere buonanotte, ma... Governa il più evoluto, loro hanno la capacità di valutare il livello evolutivo delle persone, degli individui, quindi se tu hai la tua aura luminosa, ha determinate caratteristiche, sei il più evoluto, ti viene proposto, vuoi governare? Sei il più evoluto, puoi governare, ma sei anche libero di dire di no, governerà quell'altro che è un po' meno evoluto di te, ma comunque questo è il criterio, ecco perché questo, perché... La legge dell'ama il prossimo tuo come te stesso nel cosmo, sia a livello fisico, sia a livello astrale, sia a livello spirituale, la legge dell'ama il prossimo tuo come te stesso non è un principio filosofico o, una, o un dogma, è un modus vivendi, dove il più evoluto è quello che si fa più piccolo, è quello è il maggior servitore del meno evoluto. In questo senso, Cristo è... Il re dei re, il re dell'universo, il maestro dei maestri, perché è il vertice evolutivo dell'universo. Quindi, duemila anni fa, su questa terra si è incarnata l'intelligenza universale più elevata. Ok? E che hanno fatto? L'hanno messo in croce. Incredibile. Lui torna. Torna, sta tornando. I segni della sua presenza ci sono. Abbiamo parlato di segni che ci sono in tante culture spirituali, abbiamo parlato appunto, abbiamo anche menzionato le stimmate, guarda caso, guarda caso, a noi sono stati indicati determinati personaggi. Il personaggio principale che è stato indicato è stato Giorgio Bongiovanni che nel suo corpo porta le stimate da oltre 30 anni, stimate permanenti, e guarda caso proprio lui ha a che fare anche con le civiltà cosmiche. Cioè, ma io dovevo tornare al Cristo tramite gli extraterrestri, cioè è allucinante. Però mia madre è contenta? Eh? <ride> mia madre è contenta lo stesso. Come tramite gli extraterrestri hai conosciuto Gesù? Eh sì, perché loro hanno detto, loro hanno detto "Tutti i popoli dell'universo si inchinano di fronte alla vostra croce di salvezza, di fronte a quei segni". Noi ci inchiniamo, noi esseri cosmici, noi che sappiamo Schioccare le dita e creare un'armonia di natura, eh, produrre nuovi animali che prima non esistevano soltanto con la forza del nostro pensiero. Ecco, noi ci inchiniamo di fronte a quei segni, a quelle stimmate, noi ci inchiniamo, perché sappiamo quello che forse nemmeno voi avete capito, voi terrestri, il valore salvifico di quel segno. Se quell'essere duemila anni fa non avesse vissuto. La morte sulla croce non avesse dato la sua vita, no? La sua vita con l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Toglie i peccati del mondo significa che prende su di sé il karma collettivo dell'umanità. Questi sono i peccati del mondo, il karma collettivo. Loro dicono, se voi non avete capito che se lui non avesse fatto quell'atto con la sua divina autorità, a quest'ora il vostro pianeta sarebbe disabitato, ci sarebbero 20 gradi sotto zero di giorno, 90 gradi sotto zero di notte. Sarebbe un pianeta invivibile, perché perché la somma del vostro karma era già arrivata al punto da portarvi all'autodistruzione entro breve periodo di tempo. Tempo di arrivare a tecnologie come ce le avete oggi vi sareste autodistrutti. Questo è quello che dicono gli extraterrestri che hanno accolto il Cristo nei loro mondi, loro quello che noi abbiamo messo in croce, la coscienza universale, quando si è manifestata nei loro mondi, loro l'hanno invece accolta. Questo li ha portati ad una evoluzione etica e quindi scientifica immensa. Perché noi abbiamo una evoluzione scientifica abbastanza avanzata, ma abbiamo un'evoluzione etica terrificante, e questo è un connubio molto pericoloso. Loro invece, evoluzione scientifica avanzata, evoluzione etica avanzata, hanno raggiunto la velocità superluminare, superano la velocità della luce, viaggiano nel cosmo, sono sempre in sintonia con le gerarchie superiori e quindi se hanno bisogno di qualcosa non è che devono mettersi lì a fare le preghierine, hanno degli strumenti. Che, oh, che dice Kadarlaku il computer della mente cosmica? Oh, bisogna far così, perfetto. E loro le loro civiltà vanno avanti in questo modo. Quindi hanno eliminato tutto. Hanno eliminato anche quelle cose che magari a noi ancora piacciono, come la proprietà privata. Hanno eliminato tutto, hanno capito che siamo tutti una cosa sola e lo mettono in pratica. Ecco, quindi noi abbiamo, eh, diciamo nel nostro piccolo, con anche i nostri limiti, normali, cioè siamo persone normali, quindi normali, sempre la giornata mondiale de della sanità mentale, insomma. Però siamo persone normali che eh, hanno deciso di dedicare la loro esistenza, che non è poco, la loro vita a, alla divulgazione di questo discorso, quindi abbiamo fondato queste associazioni, come dicevo, abbiamo iniziato anche a studiare in maniera più approfondita questi argomenti e eh, abbiamo orientato, organizzato la nostra vita in modo da essere sempre sotto questa luce. Perché se loro, tra l'altro, amici, io sono fortunato, perché loro non ci hanno più lasciato in pace dal 2009, non ci hanno più lasciato in pace, cioè hanno sempre... Però certo noi non ci siamo tirati indietro, ecco, se tu fai un passo indietro loro se ne vanno, perché il loro rispetto del nostro libero arbitrio è totale. Se cadi, se sbagli, se fai degli errori, se commetti delle cose non belle, eccetera, ma vuoi comunque restare in un ambito di collaborazione, allora ti aiutano, ti tendono la mano una, due, tre volte, ti, ti aiutano a superare le tue difficoltà, le, i tuoi limiti, le tue miserie, loro ti aiutano, perché nel momento in cui collabori con loro, che cosa succede? E questo è un discorso scientifico spirituale molto importante da capire. Nel momento in cui tu dici, ok, io voglio collaborare con voi. Benissimo, loro iniziano subito a trasformare il tuo karma. Perché se tu sei gravato dal tuo karma delle altre vite, non puoi collaborare con loro. Perché il tuo karma ti fa guidare la macchina in modo ubriaco. Il tuo karma fa sì che tu hai lo sterzo bloccato. Eh, eh, per loro questo non va bene tu devi essere funzionale sì va bene mi dai la tua vita ma se vai a sbattere perché c'hai un karma che ti manda sempre dalla parte sbagliata perché non, perché non hai ancora imparato quella lezione eh, non ci servi quindi, però a loro servono collaboratori quindi nel momento in cui vedono la tua disponibilità loro immediatamente iniziano a lavorare sul tuo karma e nel giro di Minimo 10 anni, minimo, queste perlomeno sono le condizioni fino a che non vengono aggiornate, magari parlando con Giorgio oggi potrebbe dire no guarda Marco che oggi i tempi si sono accorciati, però queste le informazioni che abbiamo sono queste per ora. In un tempo di minimo 10 anni loro, togliendoti dalla ruota karmica collettiva dell'umanità, nel tempo di minimo 10 anni ti fanno vivere esperienze che valgono per tre o quattro vite. Cioè, tu in dieci anni vivi le esperienze che avresti vissuto in, quattro, in tre o quattro vite. Quindi elabori quel karma subito, velocissimo. Quindi grandi traumi che loro ti aiutano a superare. Grandi anche gioie. Perché cioè, cose incredibili accadono. La vita si trasforma completamente. Cioè, tu prima eri il ragazzo di gubbio che cioè, sì, facevi il personaggetto. Eh, magari io cantavo, cantavo rock and roll. Jim Morrison, cantavo queste cose qua, Litfiba anche, e... <ride> e... però ecco che facevi poi, alla fine saresti dovuto... ti saresti dovuto in un modo o nell'altro, diciamo, inquadrare eh, e sistemare, nella vita come si dice, ti sei sistemato, ti devi sistemare. Ecco, loro questo te lo fanno dimenticare, cioè le logiche del mondo proprio ciao, quindi ti, metti, pre, ti tolgono dalla ruota karmica collettiva, ti fanno passare tutte le storie mentali, tutti i problemi, le paranoie, eh, le, le questioni karmiche in sospeso, loro te le fanno elaborare velocissimamente, ti fanno vivere tantissimi incontri, ti mettono in relazione con persone che ti aiutano a crescere, ti mettono in relazione con persone più evolute di te ti avvicinano, cioè tu ti ritrovi a vivere in, eh, in, eh, con sempre maggior frequenza, sempre più ore al mese, con persone che sono più evolute di te spiritualmente e quindi cresci, e anche se non, cioè, volente o nolente, loro ti fanno crescere nel momento in cui la tua disponibilità resta tale. Certo, se tu cominci a vedere che come, eh, cioè questa cosa la devo cambiare, no, no, allora non voglio più collaborare con voi e eh, loro si ritirano certo ma se tu sei disposto a lasciare questo a lasciare quell'altro eh, cioè devi cambiare la tua non è che puoi collaborare con loro e continuare a fare la tua vita di prima te lo scordi proprio cioè, se vuoi collaborare con loro devi dare tutto appunto Dare tutto non significa solo dare tutto in termini economici, dare tutto significa essere disposti a trasformare la propria personalità, perché la nostra personalità, fino all'incontro con le deità solari, fino all'incontro con loro, la nostra personalità è frutto di una diseducazione allucinante. Noi siamo, la nostra personalità è frutto di quello che ci hanno detto i nostri genitori, la suora quando eravamo bambini, la, per carità c'è una suora che mi segue, sono amico. Però bisogna ammettere che eh, cioè, eh, ci hanno detto un mucchio di fesserie. Eh, eh, quindi, eh, insomma, la nostra educazione ha prodotto dei modelli mentali che ti portano fuori strada. Okay? Loro questi modelli mo mentali te li distruggono, te li fanno a pezzi, te li annientano. Ma, ragazzi miei, annientare i modelli mentali su cui si basa la tua vita... Vuol dire annientare la tua personalità, cioè nel giro di qualche anno tu ti rendi conto, oh, ma chi sono io? Cioè, ti cambiano i gusti musicali, ti cambiano i gusti alimentari, ti cambia tutto, perché cambiandoti i modelli mentali, le sovrastrutture psicologiche, ti cambia il tuo rapporto con la realtà, il tuo rapporto col prossimo. E eh, però questo è il lavoro, la via stretta. E questa qua l'alchimia da fare, eh? No? Putrefazio. Poi c'è. No? Ecco, eh, c'è. Quindi è dura, certo, farla a 21 anni o a 23 anni è più facile che farla a 40, a 50, a 60 anni, perché ovviamente i modelli sono un po' più malleabili a quell'età. Grazie a Dio io mi ci sono messo subito. Comunque o oh, con me hanno rispettato i, i dieci, il periodo di 10 anni in modo perfetto. A parte che mi hanno affiancato eh, Pier Giorgio Caria, che eh, cioè, più di lui sugli extraterrestri non ce n'è. Cioè, e quindi per dieci anni Pier Giorgio è stato insieme a noi fino alle cinque di mattina anche due volte al mese a parlare, tutto così, cioè, di sua sponte, guidato ovviamente da questi esseri, ma non è che io gli dicevo Pier vieni che ti offro la cena così parliamo, no, lui guidato da questi esseri o ci chiamava o, ci, o stava con noi anche due volte al mese, anche più di due volte al mese per dieci anni. E fino alle c Una volta abbiamo fatto le sette di Machiavelli, una volta abbiamo fatto più di una volta le sette di mattina, cioè le nove di mattina, cioè robe assurde, e tutti i discorsi iniziatici, tutte delle bombe atomiche, delle detonazioni interiori enormi, trasformazioni enormi. Quando se ne andava Pier Giorgio io non sapevo più chi ero, eh, perché i fratelli attraverso di lui, quando aprono la valvola, visto come fa il colonnello Caria quando apre la valvola, Spettina, io ho detto: io, io mi metto qua quando faccio le conferenze con l'agendina. Piero invece ha i cannoni qua, li monta uno vicino all'altro, i mitragliatori, e poi preme il pulsante e spara. Quelli che rimangono in piedi, <ride> vivi, forse seguiranno il discorso. No, a parte scherzi, ma Pier Giorgio è una potenza, ha una potenza di fuoco spirituale. Per restare nel parallelismo, ha una potenza di fuoco spirituale enorme. Quindi immaginatevelo avercelo dentro casa davanti per 20 ore che apre la valvola a quel modo. Cioè, quando se ne andava, noi, boh, come si faceva a camminare? <ride> cioè, ma se io non faccio niente, il cuore batte lo stesso da solo? Cioè, così. Eravamo felici e così, in bambola E poi perché? Perché ti trasmette quei altri modelli superiori. Ma finché c'è lui li senti tuoi, quando lui se ne va, i suoi se li porta via. I tuoi non ce l'hai più, <ride> cioè, resti così, senza terra sotto i piedi. E quindi devi imparare a ricrearti. Ecco, dieci anni, perfetto, alla fine di dieci anni, Piergiorgio ha mi ha fatto la, la presentazione al pubblico Cioè veramente allo scadere Perché dai 23 ai 33 anni Lo scorso anno Mi ha preso Tra virgolette di forza Perché io non lo volevo fare Perché Pier ma io il pubblico Lascia perdere Proprio no Io Milarepa La caverna Tibet Om No no Vieni vieni <ride> Che fai? Dici no Pier Giorgio? Sei pazzo? Vuoi morire giovane? Ecco quindi sono andato e, e, e ho iniziato l'attività pubblica. Qui, dieci anni precisi, i fratelli su, astronavi, cose, flash luminosi di sera, tu sogni, visioni, eh, di tutto e di più, felici perché è iniziato questo nuovo processo. Vedremo dove ci porterà. Ovviamente in questo processo che a noi c'è stato molto vicino Pier Giorgio, non è mai mancato Giorgio, buongiovanni. Lui è la nostra grande guida, il nostro grande punto di riferimento, che è sempre intervenuto con il bisturi spirituale, e a, quando serviva il bisturi spirituale, quando serviva l'atomica spirituale a, a spaccare tutto. Perché? Perché i fratelli dello spazio, queste sfere cosmiche, sfere divine, hanno dei progetti riguardo ai giovani, magari riguardo a noi, dei progetti che riguardano la divulgazione. Di queste conoscenze, riguardo ad altri invece dei progetti che riguardano ad esempio la lotta sociale, come abbiamo detto, che non sono direttamente, palesemente interconnessi al discorso cosmico e spirituale, ma vanno a braccetto con questo discorso. Perché è logico, se lottiamo per lo stesso fine, che mi importa se non credi eh, o, non, o non pensi agli extraterrestri, che me ne importa? Io vado alle manifestazioni di, di Our Voice, per esempio. Anzi, sai che faccio? Chiamiamo sul palco. Qualche ragazzo di Hour Voice che ci parla di questo gruppo meraviglioso. Chiamiamo Hour Voice, ma venite tutti i ragazzi di Hour Voice sul palco. Perché poi facciamo le domande. Dai, facciamo poi. Non lo so, che ore sono? Quattro e mezzo Sì, facciamo poi. Quattro e mezzo Facciamo poi le domande. Sì. Prima i ragazzi, oh, mi state mettendo d'accordo lì, eh? Chi parla, parlo io, parli tu. E dopo, passo, passo. te l'avevo detto, però. Ragazzi, oh, ma gli altri, che fate? Vi vergognate? Vai! <ride> oh, ragazzi, ve l'ho detto il discorso. Il discorso che noi portiamo avanti come associazione culturale dal cielo alla terra gubbio è ben distinto e separato dal discorso che portano avanti gli Our Voice. Ma noi onestamente siamo onorati di poter dare voce a questi ragazzi, perché dare voce a questi ragazzi significa dare voce alla speranza di riformare questa società. Quindi prego, Our Voice. Grazie. Intanto grazie Marco per darci qualche minuto, molto brevemente, se non ci dilunghiamo. E alla fine hai già presentato un pochino, adesso noi siamo un movimento artistico internazionale, culturale, che si occupa di lotta sociale tramite l'arte. Nell'arte noi riconosciamo il mezzo di, comu di, di comunicazione, anche proprio il nostro strumento di lotta il più efficace di tutti, perché l'arte è universale, anche come, come linguaggio, eh, come messaggio, un ballo, una canzone, un monologo, arriva subito alle persone. Quindi noi ci esprimiamo così per lottare nella società contro le ingiustizie, pro i diritti umani, pro la libertà, a proposito di libertà oggi un nostro... Amico di, di battaglia ha urlato eh, di fronte alla sede di Repubblica Roma eh, per eh, Julian Assange, che ha, adesso si porta addosso 170 anni di, di condanna, per aver reso pubblico, eh, pubblici dei segreti tra virgolette di, di Stato. Dei crimini di guerra, lui li ha resi pubblici perché giustamente noi dobbiamo anche sapere in che mondo viviamo. Ma questo non va bene ai poteri forti, perché de devono apparire bene come delle brave persone che, fa che fanno la pace con la guerra, <ride> questo è il problema. E quindi adesso Julian Assange rischia di essere eh, incarcerato per tutta la vita e oggi ci siamo fatti sentire ma ci siamo fatti sentire un sacco di volte e continueremo sempre con più forza. Our Voice ehm, trova il, eh, il motivo, ecco, la causa di tutte queste ingiustizie nel potere criminale integrato, tra cui mafia, massoneria, perché è, tut è tutto collegato al potere criminale. Dietro le multinazionali c'è sempre. Il narcotraffico, per esempio, il narcotraffico sappiamo che è, è controllato dal, dalla mafia, dall'andrangheta, che fa miliardi e miliardi e miliardi, 80-90 miliardi l'anno, solo di cocaina. E qui ci fanno vedere che il narcotraffico è in Sud America, ma non è così. Dietro ci sono poteri fortissimi, criminali organizzati. È così. Quindi, noi tentiamo di risvegliare le, le coscienze. Attraverso eh, il risveglio delle coscienze si può cambiare il mondo. Quindi partiamo da noi, questo, questa informazione la diamo agli altri e man mano, sempre di più. Questo è il nostro obiettivo. Quindi vogliamo un mondo dove c'è la giustizia, dove c'è l'amore verso il prossimo, dove si difende la libertà dove non vogliamo vedere dei popoli eh, massacrati come succede in Africa, come succede in Palestina, come succede in Latinoamerica, eh, come succede dappertutto che popoli vengono sfruttati per, per i soldi. In Africa, per esempio, per, eh, per i diamanti. Eh, questo è un esempio. Cioè, lo sfruttamento per il, per il commercio, per il denaro, per il potere è così in tutto il mondo. Quindi, noi vogliamo l'unione dei popoli, vogliamo l'unione delle persone. Ecco perché anche Our Voice è un movimento laico. Perché tutti devono avere la possibilità di entrare in Our Voice indipendentemente da quale sia il loro pensiero religioso. Perché difendiamo la libertà. E quindi, Our Voice è un movimento laico. E io non credo di avere nient'altro da dire. E per quanto riguarda. I, I contatti ci trovate su Instagram, Our Voice, Facebook. E ci siamo in tutta Italia e anche in Sud America. E se dopo c'è qualcuno di interessato, noi siamo qui. A fine conferenza ci possiamo un attimo ritrovare e fare due chiacchiere per, per quanto riguarda war Voice. Adesso non rubo altro tempo. Grazie, grazie, ragazzi. Ho dimenticato qualcosa, okay. <ride> grazie, grazie mille, ah, il canale YouTube Our, eh, grande. il canale YouTube di Our Voice. Ci sono i nostri spettacoli eh, completi. Quindi, fate un giro anche sul canale YouTube. Grazie mille ancora, buon proseguimento. Grazie. grazie. Che dire ragazzi? Noi pensiamo che gli extraterrestri devono atterrare dall'alto, no? Ma l'avete visti che extraterrestri? Eh, per adesso ma atterreranno dall'alto, stanno già atterrando, cioè per noi sono già atterrati, l'abbiamo visti <ride> però non per tutti ancora, è vero, però dobbiamo pazientare. Nel frattempo stanno atterrando dal basso, cioè stanno... Nascendo nelle nostre famiglie, stanno nascendo nelle famiglie dei nostri amici, dei nostri conoscenti e ce li ritroviamo che ciccirino, ciccirino, e poi hanno 18 anni o 16 anni e fanno la lotta alla mafia. Cioè, questi sono extraterrestri, persone che non sono omologate, persone che sì, non si privano magari di divertimenti o okay, che si divertono a loro modo, ma non si distruggono, non si autodistruggono come è l'andazzo comune e magari. Al posto di andare in discoteca il sabato sera preparano uno spettacolo teatrale che la domenica portano in piazza per denunciare i mali del mondo. Questo è essere extraterrestri sulla Terra. Quindi un, un altro applauso ad Our Voice. Allora bene, facciamo se volete delle domande. Se ci sono delle domande io risponderò volentieri. Mi raccomando. Non siate troppo cattivi. <ride> mi sono trovato un'ultima conferenza qualche, qualche giorno fa, eh, dove eh, ho parlato del. Eh, mi, è, mi è uscito il discorso che eh, Hitler, Adolf Hitler è stata la reincarnazione di Giuda Iscariota secondo gli insegnamenti scientifico-spirituali degli extraterrestri. Qualche mio amico mi ha detto, ma non la dire sta cosa che poi ti tiro dietro. Io la dico, proprio perché creo polemica. Perché, perché non devo dire se è la verità? Cioè, io credo in quello che dicono gli extraterrestri, non è che credo a 80% e 20%, no, non mi suona bene, no, no. Se loro mi hanno dimostrato di essere veritieri, è vero tutto, anche quello che non mi piace. Perché magari non mi piace che mi dicano certe cose o che loro insegnino certe cose, non collima con il mio modus vivendi o con il mio pensiero. Ma io non posso avere opinioni, non esistono opinioni di fronte alla verità. La verità è che le opinioni si infrangono nella verità. Quando non si assorbono in essa, non si integrano in essa, si infrangono sulla parete di diamante della verità. La verità non ammette opinioni. La verità è tale ed è dimostrabile. Quindi <ride> mi è capitato di fare questa affermazione e alla fine della conferenza è arrivato un ragazzo che saluto se ci guarda, perché siamo fratelli in Cristo, non sei mio nemico, nemici sono altri, che si è incavolato tantissimo perché lui è 20 anni che studia negazionismo, revisionismo storico e così via e ha cominciato a, a inveire veramente in maniera forte No, perché tu hai un pubblico, non puoi dire queste cose, perché il nazismo non è stato come eh, quello che ci viene descritto, eh, ma io posso essere d'accordo su alcune cose che sicuramente ci sono state dietro delle ragioni meramente economiche, a parte il fatto che non si può ignorare che Hitler fosse come anche il suo intorno, fossero dei, degli esperti esoteristi, eh, laddove l'esoterismo eh, del nazionalsocialismo ormai è... Stato palesato, no? Quindi, questo non lo possiamo ignorare. Quindi, sì, ci sono state ragioni economiche a tutto quello che è accaduto, alla Shoah e così via, ma ci sono ragioni anche spirituali. Ragioni spirituali, e una cosa molto pesante, questa da dire, il cosiddetto olocausto è la manifestazione di un karma. Io non sono colpevole del sangue di quest'uomo, non ho trovato colpa in lui, disse Pilato il popolo ebraico ha detto il sangue di quest'uomo ricada sulle nostre teste sulle teste dei nostri figli e dei figli dei nostri figli. Quindi questo si è realizzato, si è compiuto. Forse non nemmeno ancora completamente, comunque si è compiuto sicuramente attraverso l'Olocausto. Olocausto significa tra l'altro sacrificio. L'Olocausto è quello che facevano gli ebrei quando mettevano mh, i, gli animali eh, in e li bruciavano per far salire il fumo verso gli dei olocausto ah no, ma no, i forni crematori erano, servivano per l'igiene dei campi di lavoro sì, buonanotte e quindi abbiamo un po' bisticciato con questo ragazzo però la verità va sempre detta quindi anche quando è scomoda anche quando fa male quindi ecco, non siate troppo polemici perché sennò poi mi arrabbio Ma perché? Perché io non dico le cose mie. Se io dico le cose mie dico così. Ok, da adesso sto dicendo qualcosa che è il mio pensiero personale e quindi può essere sbagliato. Poi chiudo la parentesi e riprendo a divulgare i loro insegnamenti. Quindi io come faccio a sbagliare? Sono i loro insegnamenti, non posso sbagliare. Perché loro sbagliano? Come osate? Loro sbagliano? Loro non sbagliano. Come fanno a sbagliare se sanno tutto? Non sbagliano loro, noi sbagliamo molto spesso anche. Quindi quando si parla anche di extraterrestri, io accetto la polemica ovviamente, ma così per ridere io l'accetto, ma dentro di me non c'è polemica, perché per me quella è la verità assoluta, non è una verità, perché non esiste la mia verità, la tua verità, no, la verità per definizione è una e assoluta, altrimenti smette di essere verità. Quindi ci sono: io ho il mio punto di vista sull'unica verità, tu hai il tuo punto di vista sull'unica verità, ma la verità non resta scalfita dalle nostre opinioni. La verità è quella che è. Diceva Steiner, non è possibile che i saggi non vadano d'accordo, perché coloro che pervengono alla verità la pensano tutti allo stesso modo. È ovvio. <ride> Se siano tutti arrivati alla verità non la pensano in modo diverso l'uno dall'altro. Quindi noi dobbiamo arrivare alla verità. Dobbiamo arrivare a smettere di avere le nostre opinioni. Ma questo è quello che penso io. Io ho sempre pensato così. Io sono fatto così. Tu non sei fatto in nessun modo. Tu sei stato fatto così dalla tua mala educazione. Quindi, di fronte alla grande verità, togli il cappello e inizia a studiare e a far aderire il tuo piccolo, misero punto di vista umano alla grande verità del tempo di tutti i tempi che dal cielo scende con potenza e gloria, ci allunga la mano per dirci. Apri gli occhi, fino adesso hai vissuto al buio, esci alla luce, questa è la verità. Discorso pesante ma concreto, prego. Eh, buongiorno Marco, grazie, tutto bello, tutto perfetto. Ti volevo fare due domande, subito due. Eh, la prima volevo sapere, se, il, volevo sapere il tuo punto di vista alla luce di... Io vabbè, ti seguo tanto su, sui canali, appena posto le conferenze e soprattutto anche Pier, Pier Giorgio e via dicendo. Quindi la, la domanda è già più o meno risposta, ma visto che ti ho qui davanti volevo, avere, volevo saperlo da te. Alla luce di tutti questi eventi che stanno succedendo oggigiorno, e sono convinto eh, personalmente e volevo la tua opinione se il termometro... Degli eventi sarà l'atomica o la possibilità degli eventi eh, nucleari. Un evento per far sì che determini appunto il termometro, non so, dell'intervento degli extraterrestri o di qualsiasi altro intervento divino che vole, vorrei, se, vorrei che tu potessi chiarire un momentino questo concetto. Sì. La, seconda, posso così poi, la seconda domanda è ancora più semplice. Ho visto la tua conferenza via streaming di Pescara. Circa al minuto 3.21 hai detto una cosa che mi ha colpito molto, e in senso positivo, anche se molto forte, e vorrei che la potessi, se potessi delucidarla un secondo, quando hai detto che mh, appena morirà qualche bambino con il virus iniziate a fare le provviste. Anch'io sento questi periodi molto forti, a volte vengo tacciato da, dall'eretico dei miei amici, però sento questa frase molto vera e volevo se tu potessi spendere ancora due parole. Grazie delle risposte. Prego, grazie a te. Hai detto che ti chiami? Sì, no, non l'ho detto, mi chiamo Moreno. Ciao Moreno. Ciao. Siamo amici, eh Moreno. <ride> La prima domanda è andata bene. Allora, a parte scherzi, questo è un discorso molto, molto serio. Il discorso sulla atomica come metro di misurazione, eh, sì, nucleare, le esplosioni nucleari che hanno in progetto di attuare le maggiori potenze belliche al mondo, è sicuramente l'evento finale della storia dell'umanità, finale per modo di dire, perché noi sappiamo che poi dopo la grande tribolazione verrà il regno promesso, che non è altro che la nuova società, quella che i Maya dicevano la nuova società, che sorgerà sulle ceneri della precedente, sulle ceneri. <ride> Le ceneri vuol dire che la precedente, che è questa qua, verrà distrutta dal fuoco nucleare, è possibile, è possibile, è molto probabile. La Madonna Fatima ha detto i vivi invidieranno i morti, i mari si trasformeranno, l'acqua dei mari diverrà vapore, i buoni periranno insieme ai cattivi. E quella è la bomba atomica che fa perire, cioè che non fa più discernimento, perché la natura fa discernimento. I cataclismi naturali, la natura è intelligente, gli elementi naturali, acqua, aria, terra e fuoco, fanno discernimento, hanno una propria intelligenza relativa ed è interattiva rispetto alle nostre azioni e alla nostra energia, quello che noi siamo. Quindi, se ad esempio avete visto anche voi, no? Città sommersa, disastro, cataclisma, eh, rimane in piedi la statua della Madonna, oppure muoiono tutti tranne il bambino. I bambini, che poi è quello che stava, che proprio era il primo che doveva morire, secondo le condizioni in cui si è verificato il disastro. Ecco perché? Perché gli elementi naturali sanno riconoscere, sono interattivi. La bomba atomica, no. Lo scoppio della bomba atomica è delle, delle bombe atomiche, non guarda più in faccia nessuno, e quindi i vivi invidieranno i morti per quello che i loro occhi dovranno vedere. E i buoni periranno insieme ai cattivi, cioè queste sono parole forti che la Madonna, vi ricordo, che la Madonna, l'essere più puro e più soave, sublime e dolce dell'universo, ha dato questi terrificanti messaggi a tre bambini. <ride> tre bambini. No, vi rendete conto che cosa significa che la Santa Madre, la Dea Madre, lo spirito di Madre Natura, vada a tre bambini bambini piccoli e gli dice queste cose, queste cose assurde, e terrificanti, e l'ha fatto. Addirittura li ha portati ad alcuni, li ha portati anche a vedere gli inferi. No? Quindi è, stata, è stato un trauma che poi è diventato un trauma collettivo per l'intera umanità, quello di Fatima. Fatima è l'evento più importante a livello di misticismo tra gli eventi più importanti, se non addirittura il più importante nella storia dell'umanità contemporanea. Quindi ricordiamoci che il messaggio di Fatima è ancora attuale e non si è completato, non si è verificato completamente. Quindi eh, il metodo di misura sarà, sì, questo, dovremmo tenere d'occhio queste azioni belliche, anche se dopo lo scoppio sarà già troppo tardi. Quindi noi oggi dobbiamo lottare, vedi, our voice. Oggi dobbiamo lottare contro il fatto, ad esempio, che in Italia ci sono decine e decine di testate nucleari. Cioè, noi andiamo a vedere il film, poi andiamo a letto e andiamo a le... è come se andassimo a letto con una bomba atomica sotto al cuscino. E noi tranquilli, col gatto, magari, no? Eh, tranquilli. No, non si fa così. Tra l'altro non dormite col gatto, fa male. <ride> Comunque bisogna lottare adesso contro queste situazioni, non dopo, quando sarà troppo tardi. Noi adesso dobbiamo dire no alla, quindi scendere in piazza, fare petizioni, di tutto e di più. Tutto quello che è in nostro potere. Noi stiamo bene, la maggior parte di noi non ha problemi a livello da, diciamo di possibilità espressive, no? Quindi facciamolo, cioè, togliamo un po' di tempo alle stupidaggini delle nostre distrazioni eh, che facciamo settimanalmente, giustificatissime perché magari lavoriamo tutta la settimana e il fine settimana vogliamo prenderci un attimo di riposo, va bene, però sai, invece di riposarti 12 ore, ne riposi 8 e le restanti le dedichi a queste attività socialmente veramente importanti, perché se noi ci uniamo... E Questo è il Pueblo Unito. Hamà sarà vincito. È ragazzi di Our Voice che spesso cantano questo inno: Il Pueblo Unito. Hamas sarà vincito. Sì, è vero, ma il Popolo Unito non sarà mai vinto, mai battuto, se è un popolo consapevole. Altrimenti, viene battuto. E come? Perché è una vita che il Pueblo Unito, che il Pueblo Unito invece viene vinto. È tutta la storia. Il Popolo Unito è stato vinto perché era unito in nome di cosa? Non si è capito bene di cosa. Mentre quando è stato unito in modo cosciente, come ad esempio da Gandhi in India, che è riuscito ad unire il popolo, ma con coscienza, con intelligenza, con strategia, eh, quello è il popolo unito che non viene vinto, assolutamente. Ma non basta l'unione, l'unione deve essere un'unione un cosciente, non deve essere né un'unione per paura, deve essere un'unione di lotta, perché io ho capito. Come va il mondo e quindi mi impegno con altri che condividono questi ideali e faccio un gran casino e non vado a chiederlo ai potenti di cambiare le cose, perché i potenti le cose non le cambiano. Giordano Bruno ha detto: Che stupido che sono stato chiedere al potere di riformare il potere. C È il più grande errore. Loro no, non lo riformeranno mai il potere. Sono loro il potere. Quindi, pure se gli cade il parlamento in testa con un uragano, loro lo ricostruiscono e continuano a fare quello che stanno facendo. Perché non ce l'hanno. Non ce l'hanno quel livello evolutivo che ci avete voi. Quindi. Quindi. Eh. Non ce l'hanno a quel livello evolutivo, quindi è inutile chiederlo al potere di riformare il potere, dobbiamo creare noi delle alternative, quindi intanto sì, lotta sociale, lotta dura, manifestazioni, anche chiederlo al potere, ma non limitarsi a quello, ecco, quindi spedire lettere, fare di tutto e di più, questo noi dobbiamo fare oggi, ci viene richiesto oggi, in questo modo la vita che è intelligente, quindi la natura che è intelligente e interattiva, sa chi noi siamo e quindi quando c'è... Il terremoto, il terremoto casa nostra la lascia stare, passa di là. Queste cose sono accadute, accadono e accadranno. Ci sono tante testimonianze di questo tipo. Quindi non stiamo parlando di cose assurde che non si sa bene se sono vere oppure no. Sono cose provate. Quindi è una scienza di ordine superiore, la scienza dello spirito. C'è cioè quella che hanno gli extraterrestri. Gli extraterrestri, nella fattispecie, è un essere che è in contatto permanente con Giorgio Bongiovanni. Si chiama Setun Shenar. Setun Shenar ha detto: Voi non avete capito che anche le vostre cellule hanno una mente, una loro mente, ogni cellula ha una mente, ha una sua mente gruppi di cellule hanno le loro menti, tu puoi comunicarci con loro gli organi hanno una mente, la mente dell'organo e ha quella funzione, cioè, quelle caratteristiche funzionali e così via questo che cosa significa? Significa che se tu che sei l'abitatore di questo corpo intelligente che tu hai nel, cui, nel quale tu vivi, se tu che sei l'abitatore, il pilota di questo corpo, ti comporti bene se tu vivi secondo l'ama e il prossimo tuo come te stesso, se tu organizzi la tua vita in questo senso, organizzi la tua vita in maniera positiva, il corpo lo sa e quindi si tutela e mette in atto tutta una serie di strategie per stare bene, non si ammala. Allora questo che sembra una conoscenza extraterrestre così, un po' dice, boh vabbè, ecco, San Francesco stava con i lebrosi. Santa Chiara stava con i Lebrosi, Santa Chiara ha fatto delle cose sconvolgenti come mangiarsi le croste dei Lebrosi. Ha preso la lebra Santa Chiara? No. Ha preso la lebra San Francesco? No. Si è ammalata Madre Teresa di Calcutta? No. Perché? 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 Perché sono protetti attraverso la loro azione etica? positiva, altruistica, vera, concreta, no le chiacchiere, vera, che lo fai, che sei lì, che è tutta la vita che sfami i lebrosi, non ti ammali perché le cellule, dice Setun Schenar, creano tutte uno scudo, si, si schermano, si schermano e non passa niente di negativo, inoltre si predispongono per accogliere più energia psichica, lo psichismo che viene secreto dal sole il sole secerne energia psichica strutturante quando ti comporti bene le cellule riescono ad acquisire maggiore energia psichica strutturante quindi ti stanchi di meno ti ammali mai ti... però devi servire la grande causa la grande verità il grande amore della forza creante devi essere a suo servizio è per questo che viene detto chi più eh, dona, più riceve. Cioè non sono frasi campate in aria così filosofeggianti, sono concetti scientifico-spirituali. Noi dobbiamo amare il prossimo come noi stessi, non perché ce l'ha detto Gesù e accendiamo la candela e l'incenso e così facciamo contento Gesù. Perché ama il prossimo tuo come te stesso. Noi dobbiamo metterlo in campo nella società, nella medicina, nell'istruzione, nell'economia, nell'alta finanza, nelle scuole, nel rapporto col prossimo, ma non soltanto a livello di relazioni interpersonali col vicino di casa, ma a livello di relazioni geopolitiche internazionali. Le relazioni tra stati devono essere basate sull'ama il prossimo tuo come te stesso. Ama il prossimo tuo come te stesso è la bandiera, il grande insegnamento che ci proietta verso la quarta dimensione, cioè verso i, i valori vibrazionali medio-alti, che sono quelli della quarta dimensione, verso la quale siamo diretti. Perché non è che quando tornano gli avatar e si crea la nuova società siamo sempre così. La nuova società è una società di quarta dimensione. E in quarta dimensione non ci entri così come siamo noi adesso. Ci entri se hai messo in pratica questi valori, se li hai realizzati e li hai espressi, questi valori dell'ama il prossimo tuo come te stesso. Solo così puoi entrare nella nuova società, altrimenti ti reincarni in un pianeta che è sul livello tuo, che è quello di adesso. E quindi casino. <ride> no, grazie. Quindi ama il prossimo tuo come te stesso. Non è un precetto religioso è un insegnamento evolutivo scientifico spirituale un insegnamento di evoluzione soltanto mettendo in pratica questo insegnamento noi possiamo evolvere non è difficile scusate non è facile ma non è nemmeno difficilissimo si può fare si può fare dobbiamo unirci e bisogna farlo in maniera organizzata non soltanto che già è qualcosa all'interno delle nostre famiglie. Noi dobbiamo capire che facciamo parte di una famiglia mondiale e che fa parte di una famiglia universale, che fa parte di una famiglia cosmica, che fa parte di una famiglia macrocosmica. Noi siamo tutti una grande famiglia, anche con quelli là che hanno le orecchie a punta, e quelli che hanno le antennine, quelli che hanno le ali, c'è gente con le ali. Vere. c'è gente che c'ha il becco. Il becco che parte da qua un becco c'è gente che parla che anziché parlare fischia come gli uccellini che per dire questo il sole piace a me e ha parlato così persone che però hanno le corde vocali in un certo modo hanno un'evoluzione un che viene da altri animali noi dal serpente piumato infatti abbiamo il cervello rettiliano ancora qua dietro che guida i nostri istinti ma eh, queste altre vengono da altre linee evolutive. Ci sono esseri che hanno due mani di qua e due mani di qua, e non sono gli otto mani, eh, che sarebbero i quattro mani, poi. Anche se non vorrei essere, eh, non vorrei ricevere uno schiaffo da loro perché uno schiaffo so due. È eh, no, brutto. Uno schiaffo due non vale. Forgi l'altra guancia. Deve avere quattro guance. Ecco quindi ci sono esseri che hanno la mano sopra, come noi, e la mano anche sotto, oppure esseri con sei dita invece che cinque. Sei dita, molto della quarta dimensione, quasi tutti hanno sei dita. Ci sono i grigi, quelli con quegli occhioni enormi che sembrano inespressivi, ma che poi in realtà comunicano comunque telepaticamente. E ci sono i grigi, quelli che sono robot biologici, e ci sono i grigi, quelli che sono delle civiltà come noi, che, vivono, che vengono da Z reticuli, la costellazione. E loro sono degli esseri, per esempio, loro sono tra quelli che molto volentieri farebbero reset per il pianeta Terra. Perché hanno capito da ormai tanto tempo che siamo un problema. E quindi loro dicono, ma noi li distruggiamo, questi terrestri, dov'è il problema? Tanto si reincarnano, cioè non esiste la morte. La morte non esiste, la morte non, non si muore. Noi pensiamo di morire, sbagliato, non si muore, nessuno muore mai. E esci dal corpo, io l'ho vissuta, è così. Praticamente tu sei qui, così, sei qui e poi muori e sei qui. È uguale, sei sempre te, solo che il corpo non c'è più, che per molti è anche meglio perché è una pesantezza. Enorme questo corpo fisico, quindi nessuno muore mai. Siamo spiriti eterni che ci incarniamo, disincarniamo, si incarniamo, disincarniamo. È eh, così, siamo spiriti eterni. La morte non c'è, non esiste. Quindi, questi esseri che lo sanno, dicono: Ma che problema c'è? A questi terrestri li distruggiamo tutti, sterilizziamo il pianeta Terra, gli togliamo il corpo fisico, così non possono far danni e andranno a reincarnarsi dove Dio vuole, fine. E invece gli esseri superiori, no, cari grigi, state fermi perché qui c'è tutta la gerarchia solare che non vuole. Perché lì si è incarnato Krishna, si è incarnato Buddha, si è incarnato Confucio, si è incarnato Krishna, che sono tutti scemi questi grandi avatar. Si sono incarnati perché vogliono preservare anche la vita fisica di quel mondo. E questo mondo deve diventare una chiesa cosmica nella nuova società, deve diventare un luogo paradisiaco, tornare ad essere un luogo paradisiaco quando il principe di questo mondo verrà legato e cacciato lui anche, quello che chiamiamo Satana, Lucifero sta, che poi sono entità differenti eh, e stanno facendo il loro mestiere loro sì che fanno quello che devono fare noi no perché loro ubbidiscono all'intelligenza onnicreante esci da questo corpo e quello se ne va noi invece eh, non desiderare la donna da altri sì, ciao Marameo, eh, non, non commettere adulterio, non, non rubare, no, cioè noi tutti li abbiamo infranti. Ti prego, dacci altri comandamenti, così facciamo più cavolate. Cioè, ne vogliamo di più, ne vogliamo di più. Abbiamo sfidato Dio, questo è quello che facciamo anche per via della tentazione che ci viene da questa entità demoniaca che sono qui sulla terra da circa 100 milioni di anni. Comunque questo è un altro discorso da approfondire. Per quanto riguarda invece la, la chiusura di quella risposta, scusa, i bambini, io l'altra volta ho detto quando vedrete, se vedrete, se vedremo morire bambini di queste malattie, vuol dire che la natura li sta uccidendo, la natura è Dio, non è che è diversa, eh? la natura è Dio, è la stessa cosa. Vuol dire che Dio si è stancato, vuole mettere fine alla situazione, perché i bambini sono Dio. Questi esseri dicono: Non avete visto? I bambini sono Dio. Sono Dio sulla terra, i bambini. Quindi, se Dio uccide se stesso, vuol dire che vuole chiudere il rubinetto della vita qua, temporaneamente. Quindi, se verranno. Se morirà, vedremo morire bambini di queste malattie. A posto, ho detto: facciamo le scorte perché. Se vedremo queste cose facciamo le scorte perché vuol dire che siamo lì, poi vorrei, dare, vorrei specificare meglio questo discorso perché altri mi hanno scritto, mi hanno detto, non è, io non consiglio di fare scorte, noi abbiamo un'associazione culturale nella quale abbiamo qualche scorta di acqua, qualche cassa d'acqua, ma a parte che penso se succede qualcosa quella me la bevo io, cioè è già finita, però sì abbiamo qualche cassa d'acqua, qualche scatolette, queste robe qua. Per penso quanto possono durare, per 15 persone, no, cioè, dai, abbiamo fatte le scorte un po'. Quanto durano quelle? 15 giorni, 15 giorni per 15-20 perso, persone. Ecco, quindi una parte del garage dedicata a questo, poi via via le cambiamo, le utilizziamo perché cioè, se non arriva il giorno del giudizio noi. Però. È un atto così, perché sappiamo che queste cose devono accadere, ma magari soprattutto perché magari abbiamo amici e amiche che hanno bambini piccoli, per avere un minimo, ma non deve essere un atteggiamento di mancanza di fede, no? Io, la fede non è, deve essere cieca, la fede che recepisco io, che pongo in essere, è una fede di fiducia, una fede perché ho capito. Come stanno le cose quindi ho fede. Non è che ho fede, ho capito, ecco, ho fede perché ho capito. Non è che ho fede perché ci devo credere perché è il dogma, ho fede perché ho capito. Quindi, di fronte a questa comprensione, questa comprensione della grande verità include anche il discorso che noi siamo protetti da questi esseri. Siamo protetti se facciamo, se lavoriamo per loro. Quindi, che scorte fai? sono pressoché inutili, altrimenti sembra un invito a fare le scorte alimentari, l'approvvigionamento energetico, no, non è così, non è un invito a fare scorte e così via. Certo, avere quattro casse d'acqua in più, cioè, o, o, o una, una felpa messa in un giacchino con un paio di mutande là, io lo facevo fin da più piccolino perché in Umbria eh, c'era eh, un po' la paura del terremoto, quindi magari avevi eh, in, in macchina uno zaino con la roba pronta sempre, che magari non la usavi mai, cioè stava lì per tre anni. Però è un modo per dire ok, eh, mi fido, so che sono protetto, però un pochino, qualcosina mi premonisco, qualche bottiglia d'acqua, così. Ma non è un invito a fare le scorte, se no sembra questo, e questo infatti ti ringrazio dell'assist, perché, eh tu lo so, sì, però altri mi hanno scritto, ma allora bisogna fare le scorte, quanta roba devo comprare, no aspetta, quanta roba devo comprare, che cosa? il sacco a pelo, questo va bene, aspetta, aspetta, non era quello che intendevo dire, quindi amici non è questo che, che intendo dire, non sto invitando a fare le scorte. o oh, se volete avere, l'ho detto, qualche bottiglia d'acqua. Però ecco, non è un invito a fare le scorte, perché se siamo nella buona battaglia, se st ci stiamo comportando bene, noi saremo protetti in tutto, in tutto. Questi esseri, pensate forse che loro eh, hanno problemi a farti arrivare l'acqua se hai sete? Ma stiamo scherzando, questi sono esseri che materializzano qualsiasi cosa quando vogliono, come vogliono, dove vogliono, per quanto tempo vogliono e nella quantità che vogliono. Fine, sono come divinità per noi, perché riescono a materializzare prendendo dagli elementi liberi, dagli elementi liberi naturali, li aggregano attraverso un utilizzo mirato dell'energia luce, cioè aggregano i fotoni. Li mettono nella vibrazione adeguata e manifestano anche un piatto di pasta asciutta se vuoi. Quindi non, ha, non, non abbiamo di questi problemi se siamo dalla loro parte. Ok? Andiamo avanti, perché se no. <ride> Io volevo chiedere un bambino che vive un'infanzia difficile, dove magari viene maltrattato, come fa a sapere se è il karma che, eh, che, delle vite precedenti che sta pagando? o altro? allora i bambini che vengono maltrattati non è mai il karma è sempre l'adulto che è un pazzo e deve essere internato perché il, e, e, e sto usando un eufemismo perché il bambino il karma entra eh, in attività inizia quando il bambino ha sette anni dopo il primo settenario e entra in modo potente il karma a strutturare la realtà di quell'individuo quando compie 14 anni, alla fine del secondo settenario. Quindi i bambini maltrattati non hanno karma, sono de, come degli angeli che stanno attraverso quella sofferenza, espiando il nostro di karma, degli adulti, perché sono molti anche esseri positivi, addirittura privi di karma, che decidono liberamente di incarnarsi, questi nel buddismo si chiamano Bodhisattva, Decidono di incarnarsi deliberatamente sapendo che andranno ad incarnarsi in situazioni di sofferenza, perché attraverso quella sofferenza an, eh, riescono ad espiare il karma dell'umanità. Quindi sono una specie di altri cristi nel loro piccolo. Quindi, assolutamente, eh, mentre quando diciamo dai 7 ai 14 anni iniziano a manifestarsi delle situazioni eh, che evidenziano certe tendenze karmiche. Bisogna anche lì stare attenti a non giudicare. Perché? Perché potrebbe anche non essere un karma nemmeno lì. Potrebbe essere una missione che sono venuti a svolgere. Lo, di solito lo evinci da questo. La persona che soffre, che vive una vita di sofferenza o con una qualche sofferenza e lo, la vive in maniera rabbiosa, in maniera di sfida nei confronti di, di rancore, nei confronti della vita di Dio, ma perché proprio a me? Ecco che, vi, che la vive tutti i giorni, ovviamente non dico se ci sono dei momenti, chiaro, in cui eh, una persona che soffre vive dei momenti di sconforto, ma se lo vive perennemente questo rancore... Non è in missione, è karma, deve elaborare attraverso quella sofferenza, deve elaborare. Se invece la vive col sorriso sulle labbra, quante persone, ci sono in giro persone, alcune sono diventate anche molto famose, persone con delle sofferenze evidenti anche a livello fisico, che però dici ma questa ma come fa a sorridere così? Cioè, e Quelli sono esseri che vengono in missione, che si incarnano sapendo che andranno a soffrire, ma lo, fa, lo fanno col sorriso sulle labbra, sono dei nostri maestri, dei nostri insegnanti. Questo, questo è quello che sappiamo. Allora, ragazzi, eh, domande? La signora, la signorina. Ben ritrovati, sono molto felice. Dunque, il grande lavoro che voi state facendo da Eugenio Siracusa in poi in Italia è questo lavoro di riconnessione alla verità, cioè chi, vi riconos chi riconosce gli insegnamenti si sente parte. Bene. Allora la mia domanda è questa, voi tre state, voi tre, tre dell'Ave Maria, insomma tu, eccetera, state sensibilizzando e educando noi italiani nel mondo ci sono altri tre come voi ma siete collegati ok innanzitutto come mi ricordi come ti chiami egle egle e, innanzitutto grazie per avermi messo nella trimurti <ride> nel, nel, nel tridente divino ma non sono degno di questo diciamo che io sono un eh, lo shusha lo shusha che pulisce le scarpe di questi giganti che sono che penso ti riferissi a Giorgio e a Pier certo. Giorgio. Io loro sono i miei maestri in tutti i sensi. Quindi grazie per avermi accomunato a loro. Eh, ma loro sono i nostri, i nostri maestri, le nostre guide. Ecco. Ce ne sono altri, sì, ci sono altri personaggi. Giorgio Bongiovanni, dal 1989-90 fino ai primi anni 2000, se non sbaglio, ma, ma poi ancora anche fino ad oggi in maniera più sporadica, è andato ad incontrare tutti, tutti i grandi e, e piccoli veggenti del mondo e anche personaggi in contatto con la realtà cosmica. Quindi lui li ha incontrati tutti, I, diciamo i maggiori, quelli che sono attivi nella società, quelli che dicevamo prima, che dimostrano di essere autentici. Mm -hmm. Anche per creare unione, Giorgio in questo è stato un grande, come in tante altre cose. Eh, diciamo che ognuno ha la sua missione, ognuno di questi personaggi ha la propria missione eh, ed è molto difficile che vengano messi insieme. Per due ragioni principali. La prima è che appunto ognuno ha la sua missione, il suo territorio, il suo popolo, tra virgolette, a cui rivolgersi. La seconda è che mettere insieme questi personaggi significa privare del libero arbitrio le persone, i popoli. Vi faccio un esempio con quello che sta accadendo e che è la prima volta nella storia dell'umanità che accade una cosa del genere. Penso che sia accaduta solo ai tempi di Mosè, di Aronne e così via sta accadendo questo e questo ci priva del libero arbitrio, sta accadendo che Giorgio Bongiovanni chiama Antonio Ursi o gli scrive, Antonio tra dieci giorni filmerai un'astronave dorata sopra casa tua, preparati. Antonio si prepara interiormente, si mette lì, fa la diretta Facebook che ha cominciato a fare, fa la diretta Facebook e annunciando io filmerò questo, questo e quest'altro perché mi è stato detto che filmerò e mi è stato confermato da Giorgio Bongiovanni che filmerò e poi filma in diretta davanti a migliaia di persone. Questo è una privazione del nostro libero arbitrio. Le potenze celesti per fare questo significa che noi stiamo vivendo in un periodo molto grave della storia umana, un periodo in cui c'è necessità addirittura di privarci della libertà di credere o di non credere. Non siamo liberi di non credere, siamo, siamo liberi di ignorare quello che è evidente, cioè che uno stigmatizzato in contatto con le sfere cosmiche spirituali avverte un contattista che presto filmerà, quindi già mette in relazione implicita e sottintesa le sfere cosmiche spirituali con la realtà cristica. Perché lui è uno stigmatizzato e parla del ritorno di Cristo e, e annuncia e dice che gli extraterrestri sulla Terra sono le legioni di cui parlò Cristo, ecco, le legioni di angeli. Mette in relazione realtà, queste due realtà, lo fa palesemente perché io ho gli screenshot dei messaggi, quindi con le date e tutto. E Antonio lo eh, annuncia pubblicamente. I fratelli dello spazio si fanno pubblicamente filmare in diretta. Ecco, questo non è mai accaduto nella storia dell'umanità. Quindi cosa sta accadendo sotto i nostri occhi? C'è stato un cambiamento grande dall'ultimo anno a questa parte. Questo grande cambiamento, loro si fanno filmare su appuntamento con delle dirette YouTube o Facebook di fronte a migliaia di persone, non soltanto ma Antonio fa queste dirette e poi filma anche insieme a persone che sono lì presenti con lui, sia in queste dirette sia in altri momenti, Antonio ha filmato innumerevoli volte in presenza di altre persone, a volte c'eravamo anche noi, io ero presente in più occasioni, quindi l'ultima è a il 5 di settembre, abbiamo filmato pochi, gio eh, pochi giorni fa, ecco quindi eh, sta accadendo questo, questo accade quando personaggi entrano in relazione tra loro. Eh, accade che, che il gioco si fa duro, perché appunto questa interazione, questo palesare in maniera così scioccante questa realtà, significa privarci della libertà di non crederci. Dobbiamo crederci per forza. Noi siamo, siamo liberi di non prendere in considerazione che questa cosa esiste. Quindi io sono libero. Di, allora, tu mi metti una bomba sul tavolo e la bomba sta qua. Io sono libero dopo averla vista e aver capito che è una bomba, io sono libero di ignorarla e di dire: Ma a me non interessa, ma non sono libero di non subire gli effetti perché quando la bomba esploderà, io morirò. <ride> che, che io eh, me ne interessi o meno, se resto qui, io morirò. Quindi la realtà extraterrestre che si manifesta in questo modo, che noi ne prendiamo atto o meno, che noi decidiamo di entrare in questa realtà, di comprenderla o meno, comunque questa realtà extraterrestre avrà degli effetti nella nostra vita. Sicuro, perché è una bomba. È una detonazione, no? la realtà extraterrestre che si manifesta sulla Terra. Noi siamo liberi di non prenderla in considerazione. Sì, vabbè, belle parole, belle cose, però, sai, a me non interessa. Io ho altri interessi. Bene, tu hai altri interessi, ma la realtà extraterrestre esiste lo stesso e quindi avrà. Una rilevanza e un eco nella tua vita, sicuramente, nella tua vita, nella vita dei tuoi familiari, di tutti quelli che si voltano dall'altra parte, di quelli che ci credono, di quelli che non ci credono, di quelli che hanno capito, di quelli che non hanno capito, nella vita dell'umanità intera. La realtà extraterrestre avrà delle conseguenze. Le ha tuttora, perché tuttora loro eh, fanno il blocco degli aeroporti, ad esempio, e bloccano i voli, bloccano aeroporti per intere giornate eh, con le navi, si fermano lì, bloccano aeroporti per intere giornate, perché? Perché stanno dando un segno ai potenti di quella zona, che se lo fanno in Cina lo stanno dando ai potenti cinesi, se lo fanno in America lo stanno dando ai potenti americani, il segno come per dire guardate che noi sappiamo quali sono i vostri progetti segreti, questo è un segno che noi possiamo bloccare la vostra piccola società ridicola la possiamo bloccare in qualsiasi momento quindi occhio che vi osserviamo siamo pacifici non vi attacchiamo ma magari evitate di portare le bombe nucleari sulla luna ecco magari evitate di far di mettere gli armamenti nucleari ai confini con, i con, la, con la Russia ecco questo loro fanno eh, quindi sì esistono egle esistono eh, degli altri contattisti e degli altri mistici in tutto il mondo, in ogni paese del mondo, in oriente e in occidente, al nord e al sud, esistono dappertutto contattisti e mistici che eh, stanno annunciando, stanno annunciando, però. Bisogna qui dire una cosa molto importante. Non esiste al mondo, e questa è una, una informazione su cui vi prego di riflettere molto attentamente. Non esiste al mondo una famiglia spirituale come quella cosiddetta Giovannea. La famiglia spirituale giovannea, la tribù giovannea, la stirpe solare giovannea, simboleggiata dall'Aquila, no? Che è. Che ha al proprio vertice oggi Giorgio Bongiovanni è la locomotiva spirituale dell'umanità terrestre già dai tempi di Atlantide. È la locomotiva spirituale. In questa famiglia spirituale si sono incarnati Giordano Bruno, Cagliostro, Rasputin, si è incarnato Ermete Trismegisto, Leonardo da Vinci, i grandi iniziati della storia. La locomotiva spirituale dell'umanità terrestre. È la famiglia spirituale giovannea eh, che è guidata, capitanata dai due Giovanni, Giovanni Apostolo e Giovanni Battista. Che hanno parlato attraverso e parlano attraverso i loro portavoci attuali, no? Quindi. Questa è una, una questione da prendere in seria considerazione. Perché molti eh, dicono: Beh, ma sai quante gente c'è in giro? Quanti? Mie? Allora, tutti gli yogi dell'India, tutti noi sadhu, tutti questi. Se ci vai a parlare, io conosco persone, conosco direttamente persone che sono andate nelle grotte sull'Himalaya a parlare con gli yogi che non hanno televisione, non hanno niente, stanno lì in meditazione tutto il giorno. Cosa gli hanno detto? Sulla Terra accadranno molte catastrofi, ma gli alieni interverranno per salvare alcuni. Cioè, lo yoji della montagna, quello che tutto il giorno. Oh, mani be me, oh, oh mani be me, oh, mani me. Eh, quel, lo yogi che fa le respirazioni, il pranayama che levitano, che, che fanno, guariscono le persone che scompaiono da qua e riappaiono di là. Eh, sono andati a trovare ore di macchina, ore di camminata. Entri nella grotta per sentire cosa? Quello che per noi della famiglia Giovannea è pane quotidiano è proprio ABC. Perché? Perché la famiglia Giovannea è la locomotiva spirituale del mondo. La scienza dello spirito, esatto. la scienza cosmica spirituale viene divulgata al mondo attraverso coloro che appartengono alla famiglia Giovannea, che sono gli iniziatori non dell'umanità, ma sono gli iniziatori dei maestri dell'umanità. I maestri dell'umanità, o meglio coloro che diventano poi guide, bazzicano con la famiglia spirituale giovanea, chi prima, chi dopo. No, io so anche Battiato, Battiato che ha risvegliato milioni di persone con le sue canzoni, con i suoi testi, Franco Battiato, da ragazzino aveva la stella che gli aveva dato Eugenio Siragusa. Mm. Frequentava Eugenio Siragusa. Okay. Chi ha parlato? Eh, quindi, eh, ecco... Adesso ho fatto un esempio con un cantante perché mol molti oggi eh, in Occidente eh, le figure di riferimento sono quelli famosi, quelli che vedi in tv, quelli che parlano. Ecco, tante persone che diventano poi guide di popoli attraverso l'arte o attraverso altre realtà, <coughs> ad esempio mo molti intellettuali, eh, filosofi che poi hanno scritto libri che hanno influenzato movimenti politici e così via, sono stati affiancati dalla famiglia spirituale giovanea. Da, cioè da personaggi come è oggi Giorgio Bongiovanni. Eh, Giordano Bruno era <coughs> alle corti d'Europa, <coughs> parlava con i principi, i re, col, con la nobiltà, con la classe dirigente di allora, era... Pappa ciccia, poi l'hanno detronizzato, tra virgolette, no? lo hanno eh, bistrattato perché lui faceva sul serio, non era solo un magus, come intendevano loro un prestigiatore, lui voleva cambiare il mondo e quindi lo hanno come al solito l'hanno fatto fuori. Cagliostro. Cagliostro parlava con Maria Antonietta, anzi, l'ha pure trattata male. Cagliostro a Maria Antonietta. Maria Antonietta non sopportava Cagliostro, non lo sopportava. Perché Cagliostro in una visione gli aveva detto che Maria Antonietta eh, gli aveva detto, le aveva detto che sarebbe stata decapitata e che eh, la Bastiglia, nella Bastiglia avrebbero passeggiato eh, i popolani, avrebbero passeggiato i contadini nella Bastiglia. A lei era impazzito. Ma come si permette questo Cagliostro di dire? <ride> Ghigliottinata Maria Antonietta e la Bastiglia è stata presa. Eh, quindi Rasputin... Gregory Efimovich Rasputin che la storia purtroppo ci ha riportato in malo modo, ma Rasputin era un santo, il monaco santo. E lui era la, il deus ex machina degli zar russi. Cioè, lui guidava la politica dello zar in Russia. Era lui che prendeva le decisioni praticamente o comunque le influenzava. Quindi la famiglia spirituale giovanea è sempre stata ha sempre influenzato il corso della storia, ha sempre dato grandi iniziazioni e ha sempre svolto la funzione di locomotiva spirituale evolutiva dell'umanità cioè nel momento in cui un appartenente alla famiglia spirituale cosiddetta Giovannea prende parola in pubblico e comincia a fare conferenze cose di questo tipo la società nel giro di qualche anno cambia e Eugenio Siragusa vertice assoluto della famiglia spirituale Giovannea è stato il primo a fare il connubio pubblico palese tra le sfere spirituali e le sfere cosmiche. Cioè lui ha detto, gli angeli di ieri sono gli extraterrestri di oggi. Prima non, non si sapeva, ma poi eh, negli anni 50 lui ha cominciato, ragazzi. Cioè negli anni 50 ancora stavamo a caro amico. Adesso già no, abbiamo visto documentari, programmi, ma negli anni 50 Eugenio Siragusa ha fatto a pezzi il credo comuni, la, la nebbia, il velo eterico che era... Come piombo pesava sulle teste di tutti. E questi? Hai visto come gridava Eugenio? E lui ha parlato, si scriveva le lettere con Eisenhower. Eisenhower scriveva lettere a Eugenio Siracusa. Ma perché? Perché Eisenhower ha incontrato gli extraterrestri quando è stato eletto presidente. E gli extraterrestri gli hanno detto: Guarda, che noi non parliamo con te, parliamo con te attraverso quello là, quel siciliano. Quindi se vuoi scrivere a noi, scrivi a lui. E Eisenhower. Con la macchina da scrivere, scriveva al daziere catanese con la quinta elementare e Eugenio Siragusa. Pensate. De Gaulle ha scritto: ha parlato di Eugenio Siragusa, che era il ministro francese. Quindi i potenti sono sempre stati eh, influenzati da questa locomotiva spirituale della famiglia Giovannea. Quindi, sì, esistono altri mistici, altri contattisti nel mondo, eccetera. Ma il vertice è questo. Eh, sono venuti dalla, dalle, dalle Indie, sono venuti eh, dei maestri yogi, oggi, eh, sadhu, anche dei maestri di cultura indù a dirci: voi non vi rendete conto chi è Giorgio Bongiovanni? Eh, un maestro come lui, perché voi non sapete chi c'è dentro quell'uomo. Un maestro del calibro suo in India, tu nemmeno lo vedi, vedi solo i piedi che escono dal Baldacchino e gli baci i piedi, gli fai le offerte, gli metti la crema sui piedi, fine. Non, noi non siamo nemmeno degni di vederlo, di guardarlo negli occhi. E voi non vi rendete conto che lui addirittura vi permette di dargli del tu, di chiamarlo al telefono, di salutarlo, di abbracciarlo. Ma voi non avete idea di chi è Giorgio Buongiovanni. E ce ne sono venuti a dire dalle Indie. Quindi chi abbiamo qua? D'altra parte, se i segni di Cristo sono di Cristo... Non sono di Giorgio Bongiovanni le stimate? Eh? Giorgio ha detto sì a portare nel suo corpo questi segni, ma i segni sono di Cristo. Quindi chi è che parla quando parla Bongiovanni? Se abbiamo detto che anche l'extraterrestre più scemo riesce a parlare dentro di te se, se ti predisponi o scrive al posto tuo se tu ti predisponi, ti influenzano e scrivi e, e parli e ti arrivano le idee. E figuriamoci che cosa può fare Gesù Cristo. Gesù Cristo può personificare perfettamente. Un individuo. Nel caso di Giorgio Bongiovanni questo è quello che avviene, questo lo sappiamo per certo. Lui è eh, in alcuni momenti, quando dà messaggi, quando parla al pubblico, eccetera, è la personificazione di quel ragazzo di duemila anni fa, di quel Gesù, quando sanguina. Chi è che sanguina attraverso Giorgio? Io l'ho visto tante volte. È Gesù che entra dentro di lui e soffre di nuovo pulisce il nostro karma di nuovo, di nuovo. Ecco anche la grande funzione degli stigmatizzati, la, il, la misericordia, no? il fatto di tenerci ancora in vita come umanità, perché attraverso quella sofferenza, la sofferenza di un giusto che sanguina senza motivo karmico, viene espiato ancora i peccati del mondo. Quindi applauso sincero a Giorgio Buongiovanni. Scusa, solo una cosa, ritornando al 27 agosto, ma si può leggere anche questo grande evento come il fatto che loro si fi hanno fiducia in noi, che, che siamo pronti a raccogliere, a capire, a convertirci, a riconnetterci, a fare il cambio di vita? Quale evento? 27 agosto, quello di Antonio Urzi di cui hai parlato. Assolutamente prima. sì, Egle, assolutamente. Quindi è un atto sì. di fiducia e di stima. Sì, tra anche. è vero. E grazie che dici questo, perché se no sembra soltanto l'aspetto della giustizia che deve sempre prevalere. Invece c'è anche questo aspetto di cui tu parli, grazie, che è l'aspetto dell'amore. Cioè, mm. questi esseri hanno fiducia in noi, si, si fidano di noi, di noi, io non, non, non mi sento di mettermi in mezzo, però di coloro che come noi cercano di collaborare con loro, di mettere in pratica questi valori, l'ama il prossimo tuo come te stesso, e ci danno anche questo regalo, come per esatto. dire, oh ci siamo, eh! è anche un'arma che abbiamo nelle nostre mani, nei confronti di chi non ci crede, di chi sbeffeggia, di chi, oh amico, guarda un po', vieni a vedere, Infatti ormai è raro trovare anche nelle conferenze persone che cioè, o sono dei completi ignoranti o gente che non ci sta tanto con la testa, perché se no è rarissimo trovare persone che vadano contro queste informazioni, perché sono informazioni comprovate dai dati di fatto, ti porto i video, le foto, vieni a fare una passeggiata, si fanno vedere, cioè che vuoi? Sei libero di ignorare che la bomba è sul tavolo, non sei libero di subire gli effetti quando la bomba esploderà. Grazie a te bene se non ci sono altre domande giochiamo a carte ciao ehm, grazie ehm, e soprattutto complimenti per la carica emotiva della tua esposizione che è davvero come dire, interessante forte motivante e, e poi grazie a tutti questi ragazzi che tu hai di fronte insomma comunque sono ragazzi giovani, immagino tra i 17 20 anni, insomma, e sono un po' la nostra speranza, insomma, io sono un ex ragazzo, per cui mi, mi vedo, mi sento dentro la loro futura motivazione, la loro presente motivazione. Questa premessa è un'altra piccolissima. Conosco un bambino che mi ha raccontato il pianeta dal quale lui è arrivato. Prima di farmi, questa prima di farmi questa, questo racconto mi ha anche detto, però io te lo dico se tu ci credi bene, altrimenti non ho voglia di perdere del tempo. E te lo dico perché mi fido e eh, mi è venuto in mente questa cosa perché mi ha raccontato alcune delle cose che tu in qualche modo stai dicendo questa sera, quest'oggi. No? E eh, dato che io in genere credo sempre a tutti, eh, a maggior ragione credo ai bambini, credo molto meno agli adulti, soprattutto dalla mia età in su faccio più fatica. Però e questo è questo il punto, questo bambino ricorda e fino a che età si riesce a ricordare? Perché io per esempio... Non ho memoria. E non penso che siano stati cannabinoidi a fottere così definitivamente la mia memoria. Ora, ma questa non è la domanda. La domanda invece è un'altra. Um, che cosa pensi tu della... Eh, e se esiste una possibile relazione tra eh, le tecniche spirituali, mi riferisco soprattutto al reiki, soprattutto ai livelli più alti, quindi al reiki mentale e spirituale, quindi l'utilizzo dell'energia fondamentalmente che, che sta intorno a noi, no? uno dei sette elementi della natura. Noi ne ricordiamo quattro, ma tu sai probabilmente meglio di tutti noi che sono sette gli elementi della natura. Gli orientali aggiungono la luce, il pensiero e il suono. Quindi esiste una relazione tra quanto tu hai detto e le pratiche... Che sono poco divulgate dal punto di vista letterario e sono invece più divulgate, come dire, con il passaparola, con il passamano. Il Reiki ha cent'anni di storia, ma eh, ha probabilmente centuplicato i praticanti di questa tecnica in maniera molto silenziosa, peraltro. Questa è la domanda, e grazie. Grazie a te, fratello. E come ti chiami? Luciano, Luciano. io sono Master Reiki. Ma. No, non ma. E. Che è meglio di me ma. sono master reiki e l'ho prati praticato è una tecnica è una tecnica allora queste tecniche che sicuramente al 100% sono state ispirate da esseri superiori. Infatti, si dice che Mikao Usui avesse visto questi simboli all'interno di sfere luminose dopo una pratica di digiuno. Eh, quindi, che sono queste sfere luminose: è sempre quella la storia: sono questi esseri che danno questi segni. Eh, è molto probabilmente o quasi certamente una tecnica atlantidea di origine atlantidea. Che nel corso delle epoche viene poi ridata e restaurata da parte di queste sfere spirituali, barra cosmiche, perché è utile, è molto utile. Reiki, come altre discipline, io mi trovo mi sono trovato a grazie a Reiki, perché comunque devo ringraziare in questo senso a sentire l'energia veramente, cioè a sentirla, le mani che andavano da sole. Io ho fatto per un periodo anche Sono andate sono sparite delle cisti, sono accadute delle cose che dici "Ma com'è possibile?". Sono accadute cose che sembrano miracolose, con tanto di ecografia a dimostrare, ma quello non è che sei tu che sei bravo. È, se c'è una bravura è nel, sempre nella disponibilità, cioè nell'essere disponibile, a lasciarsi guidare. A lasciarsi... Poi i fratelli dello spazio mi hanno detto basta perché mi facevo del male, facevo dei trattamenti che duravano anche un'ora, un'ora e mezza. E mi hanno detto tu puoi fare dei trattamenti che durano massimo tre minuti e solo ai tuoi fratelli, perché la gente del mondo si porta dietro, fratelli spirituali, perché la gente del mondo si porta addosso una marea di larve energetiche, di pesantezze energetiche che se tu te le carichi vuol dire che devi fare quello per mestiere, cioè tu nella vita devi fare solo quello perché? Perché almeno poi hai tempo e modo di andare in montagna, di ricaricarti, di, di farti lavaggi coi i sali, di, di sistemarti, altrimenti accumuli e, e ti ammalerai al cuore, mi hanno detto così, ti ammalerai, eh, perché no, con la vita che tu fai, spostamenti, scrittura di articoli, libri, conferenze, eccetera, non puoi fare anche quest'altra cosa perché non hai tempo e modo di scaricare poi, quindi accumuli, accumuli e ti ammali. Quindi è tutto vero, sono cose vere. Eh, dipende qual è poi la nostra missione continuarle o meno, ad ogni modo, sicuramente sono delle tecniche, delle discipline che ti permettono di conoscere meglio te stesso, il prossimo, la realtà. Perché poi quando ti attivi in quel senso, eh, tu fai una passeggiata in mezzo alla natura con quella attivazione sei diverso, la percepisci diversamente la realtà e entri in confidenza maggiore. Ecco. Quindi è un sistema un sistema. Eh, per eh, conoscere meglio se stessi e la realtà in cui viviamo, che è una realtà soprattutto energetica. La parte materiale della realtà, che è quella che vediamo, è la parte minore la parte energetica è che tutto è intorno a noi e dentro di noi è la parte più grande, la parte più estesa, la parte più importante, la parte determinante, quella che dirige poi la manifestazione fisica. Quindi sì, si tratta di discipline che vengono dall'antica Atlantide, che sono state a volte anche eh, corrotte nel corso delle epoche, quindi poi vengono ridate attraverso eh, e aggiornate attraverso vari maestri. Eh, non sono personalmente d'accordo con la speculazione su queste questioni so che il reiki la prima volta che è arrivato in italia i primi anni veniva il primo livello lo davano a 20 milioni di lire lo vendevano cioè ho parlato con chi ha chiesto 20 milioni di lire all'epoca e ho parlato con chi ha pagato 20 milioni di lire all'epoca si parla degli anni 80 mi sembra che è arrivato il reiki in italia eh, io quando davo reiki eh, cioè, mi dava fastidio anche chiedere 5 euro, cioè, quindi no, bisogna sì valorizzare quello che uno fa, perché sempre di energia si tratta, però la speculazione assolutamente eh, non va bene. Come secondo me dobbiamo stare attenti anche a quello che viene dopo, perché, perché ci sono persone che iniziano in questo modo, quindi con reiki eccetera, e <coughs> finiscono per canalizzare, perché inevitabilmente queste pratiche aprono i canali e quindi ti mettono in relazione col mondo dell'invisibile, dove ci sono anche esseri, ci sono entità che siamo al punto di prima. Cioè ti danno messaggi, ricevi questi messaggi, magari cose che devi comunicare alla persona, eh, che, cioè, diventa tutto un giro che è molto molto facile che sia un giro di entità poco chiare poco chiare perché le entità cristiche gli esseri di luce i veri esseri di luce non basta essere un essere disincarnato per essere un essere di luce i veri esseri di luce ti dicono de dedica tutta la tua vita al prossimo altrimenti noi ce ne andiamo questo fanno gli esseri di luce quindi ecco bisogna stare attenti anche in questo senso perché se sei molto sensibile o abbastanza sensibile queste pratiche aprono aprono anche appunto a queste entità, a questi esseri disincarnati. Quindi sempre fare le cose in modo cristico, in modo amorevole. E diciamo che oggi come oggi c'è... Cioè una bella fiera, è un bel circo la situazione, quindi dalle tue parole, dal modo in cui ti poni, mi risulta evidente che tu non fai parte di quel circo, <ride> però dobbiamo ammettere che c'è un, un bel circo in giro intorno a queste cose, quindi bisogna anche stare attenti. E... Grazie comunque per la, per la domanda, ci ha dato modo di approfondire, grazie. Prego, altre domande, come siamo messi? 540, abbiamo una ventina di minuti. Ciao, sono Anna Maria. Volevo solo chiedere questo: mm, mi sembra, ma perché sono ignorante? Sono inciampata in voi per sbaglio il mese <ride> scorso, <ride> e siete interessantissimi. Ehm, mi chiedevo, manca la descrizione, ma è perché ti dico, essendo ignorante, non ho ancora avuto il tempo di istruirmi abbastanza. Manca una linea femminile in tutta questa cosa giovannea che non mi ricordo neanche come si dice: Giovannea. Sì, <ride> sì eh, non cioè, ho capito i vari personaggi, e mi sembra che manchi un pezzo, però sì. è per ignoranza che ti faccio questa domanda. Grazie. Ma grazie a te, è una domanda interessantissima. In realtà è una questione funzionale. È una questione squisitamente funzionale. Purtroppo abbiamo vissuto negli ultimi duemila anni in una società patriarcale dove la donna è stata schiacciata e non ha avuto sempre ragioni carmiche, se vuoi torniamo ad Atlantide, ma comunque è ingiusto, è, 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 è del tutto ingiusto e insensato, e quindi non ha avuto in questi ultimi duemila anni la donna purtroppo la possibilità di esprimersi come, come l'uomo. Anche per questo ha scelto i 12 apostoli, Gesù, tutti maschi, ma poi la sua anima gemellare era la Maddalena, il suo carisma era la Maddalena, quindi la stessa Divina Madre, che è una figura, no? anche nei Vangeli se ne, se ne parla poco della Divina Madre, però è lei che appare, soprattutto, lei è apparsa ai veggenti più di Gesù in questi ultimi duemila anni, e è lei, è lei che ha detto «sì, va bene» accetto di portare nel mio grembo e lei la incarnazione dell'intelligenza del pianeta terra lei è la nostra Iside la nostra dea madre quella che anticamente veniva chiamata in questo modo la stessa intelligenza è presente in quella ragazzina di 16 anni Miriam la ragazzina armena Miriam e eh, poi sì vabbè però eh, per, lo dirò lo dico però eh, Diciamo, Poi ci sono anche situazioni, oggi ad esempio ci sono dei movimenti come quello di Our Voice che abbiamo presentato, che sono movimenti eh, capitanati da figure femminili, cioè, la, la eh, presidentessa, la, 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 la comandante del movimento Our Voice si chiama Sonia Tabita Bongiovanni e lei è un, una delle maggiori attiviste del mondo e quindi sicuramente è guidata in un modo o nell'altro da questi esseri ripeto non è una questione io non, non possiamo collegare direttamente questi aspetti però noi possiamo arrivarci intuitivamente se tanto mi da tanto cioè se questi esseri sono capaci di ispirare e così via eh, cioè uno più uno due quindi eh, questo è un discorso che ha senso ma è anche vera un'altra cosa è anche vero un'altra cosa ed è molto importante capire questo. Noi non siamo né maschi né femmine. Noi siamo spiriti senza sessualità, ci incarniamo a seconda delle funzioni come maschi o come femmine. Se abbiamo un determinato anche karma da viverci o una determinata funzione da espletare, quindi l'incarnazione il genere sessuale è funzionale alla sperimentazione e quindi all'evoluzione. Quindi io non sono maschio, non sono femmina, non sono niente. In questo momento ho un corpo maschile e vivo questa vita. Ma chissà ieri, boh, chissà domani. Sicuramente si vivono più cicli, eh, cioè non è che si fa maschio-femmina, maschio-femmina, maschio-femmina. Si vivono diversi cicli come uomo e poi come donna, dipende anche da... I cicli macrocosmici dipende da, da tutta una serie di situazioni, dall'ingranaggio delle meccaniche celesti che influenzano quelle terrestri. Ma in ogni caso si tratta di sperimentazioni nel mondo della materia che tra virgolette lasciano il tempo che, tro che trovano, cioè sono funzionali all allo spazio dell'incarno che va dalla nascita al trapasso. Poi io fuori sono senza sessualità. Quindi è molto importante il discorso del femminino sacro come eh, diciamo anche vorrei dire, fondamento della società ventura perché la società che sta per arrivare sarà molto, molto, è molto, molto basata e fondata su questa radice di femminino sacro. Molto le nuove guide dell'umanità, molto probabilmente eh, ci saranno. Molte donne, sicuramente, molte, molte femmine. Eh, che avranno tuttavia poi trasceso l'aspetto più. l'aspetto fisiologico. Avr dico donne, dico femmine, nel senso eh, non soltanto quindi di aspetto fisico, quindi di biologia, ma nella espressione dei valori femminili. Perché i valori femminili e i valori maschili sono diversi, sono complementari e diversi. Eh, possono essere espressi in un modo o nell'altro, espressi o non espressi, direttamente o indirettamente. Ecco, nella nuova società le, le donne innanzitutto saranno equiparate agli uomini e viceversa, in tutto e per tutto, ed avranno... La possibilità di esprimere la propria femminilità e i propri valori femminili spirituali al 100% e questo produrrà una società completamente differente. Voi immaginate soltanto cosa hanno portato a livello di estetica 2000 anni di, di comando dei maschi: i missili, i grattacieli, i treni, cioè falloforie, è tutta un'estetica un maschile la penetrazione, se fossero state le donne a governare avrebbero creato una civiltà differente, in Atlantide la classe sacerdotale era femminile prevalentemente e le strutture anche architettoniche erano diversissime, cupole, ma al massimo piramidi c'erano, ma comunque cupole, eh, luoghi integrati nella natura che sembravano quasi scomparire, tutta natura invece poi in realtà entravi e c'erano mondi, <ride> quindi bisogna integrare questi due aspetti. Assolutamente, altro che questi pistoletti, basta. Con questi pistoletti, abbiamo finito. Noi abbiamo fatto fin, da fin troppi danni. <ride> Grazie. Allora, come siamo? Ciao, Marco, io sono Fabio. Ehm, niente, volevo chiederti una cosa. Eh, avevo letto che tu avevi, hai praticato anche sciamanesimo, se non sbaglio, o comunque. Ho studiato hai e studiato sciamanesimo. poco, anche praticato. Ok. Eh, giusto appunto volevo sa sapere una tua opinione riguardo lo sciamanesimo, per quello che hai praticato e studiato. Allora, si tratta sempre di tecniche eh, eh, utili per scoprire se stessi per conoscere e indagare meglio la realtà. Però io dici, l'hai praticato, quindi vuol dire che non lo pratichi più. Esatto. Perché? Perché sono tecniche e pratiche, a mio avviso, anacronistiche. Cioè, duemila anni fa è arrivato Gesù Cristo, ci ha detto, ama il prossimo tuo come te stesso, questa è la via. Quindi sono tecniche importanti. Però sai, poi fai lo sciamano, io mi sono ritrovato, volevo fare lo sciamano a gubbio. cioè eh, tra l'altro è una realtà che ti mette in contatto anche con l'aspetto dell'utilizzo di sostanze eh, psicotrope ed è rischiosissimo oggi come oggi utilizzare queste sostanze, è rischiosissimo perché il mondo è infestato da entità demoniache che non vedono l'ora che tu apri i chakra, apri i canali per entrare e ti fregano. Eh? Io ho visto persone possedute. Possedute? Perché? Perché hanno usato sostanze stupefacenti. Le hanno usate anche per fare cose. Facevano l'ayahuasca, no? Sono oh, possedute, posseduti. Cioè, dentro di loro c'è qualcun altro, larve, entità demoniache. E poi per toglierle quelle ce ne vogliono di, 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 di periodi, di purificazione, di cose, di, di amore da parte degli amici. E se quella situazione positiva poi non c'è, eh, te la tieni la larva, eh. Quindi io eviterei di cercare di aprire queste porte. Perché è come usare un piede di porco per aprire una, uno scrigno di cristallo. Farai dei danni, sicuro. Bene che vada, che il contenuto dello scrigno non si disperde, comunque verrà compromesso o la tua percezione del contenuto verrà compromessa. Lo scrigno, buonanotte, lo perdi, quindi poi non lo puoi nemmeno reintegrare, e quindi resti mezzo fuori e mezzo dentro. C'è anche tanta gente, noi l'abbiamo conosciuta, gente che è, è mezza fuori e mezza dentro, è mezza incarnata e mezza disincarnata. Questo è un pericolo. Invece noi dobbiamo scendere completamente, incarnarci completamente e battagliare qua, attraverso appunto l'azione sociale. Sono tecniche interessanti, pratiche interessanti, ma anacronistiche. Oggi gli stessi nativi d'America, ad esempio, hanno, sono molto reticenti a mostrare queste tecniche agli occidentali perché hanno visto l'uso che ne hanno fatto gli occidentali, l'uso becero. Noi abbiamo delle tecniche, eh, diciamo così, che di retaggio eh, cattolico, cristiano, per l'amplificazione di coscienza e la meditazione profonda. Ad esempio si chiama esicasmo, la ripetizione dei nomi divini, e diventa come un mantra, diciamo e porta ad una amplificazione di coscienza, ad una alterazione e amplificazione di coscienza. Ma anche questo è utile? O oggi i fratelli, oggi le potenze celesti ci stanno dicendo chiudete tutti i conventi di clausura? Andate nelle strade, è tempo che vi mostriate al mondo, è tempo che parliate alle genti, è tempo che mettiate in pratica l'ama il prossimo tuo come te stesso con le azioni concrete, è tempo che usciate dalle vostre celle di meditazione e che andiate a vivere nel mondo per la salvezza del mondo. Questo è quello che oggi ci dicono e ce lo dice anche la Divina Madre attraverso le sue apparizioni. Quindi Bello lo sciamanismo, sciamanesimo, ma, eh, mi costa dirlo, guarda, però a livello antropologico, bello come studio, ma oggi è un altro tempo. E, e te lo dice uno che recita i mantra, io mantra tibetani li recito tutte le settimane, perché mi puliscono, sento che mi fanno bene, però 5 minuti, un quarto d'ora, proprio se voglio esagerare mezz'ora li unisco a qualche esercizio di yoga no? per darmi un po' di forza, un po' di equilibrio, ma poi sto sempre in battaglia, computer, mail, cellulari, cose, cioè di tutto. Quindi viaggi, quindi in questo senso siamo chiamati ad essere attivi e quindi dei guerrieri moderni, dei guerrieri moderni, quindi le mie piume che avevo in un'altra epoca, oggi, era questa giacca, la mia borsa di medicina, oggi sono le tinture madri, le cose di naturopatia che mi metto qua e mi aiutano a, ecco, a, 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 vi, a vivere in apertura e a starci dentro mentre sono, a stare sul pezzo mentre sono in conferenza. La mia danza sacra è questa, parlare alla gente. Ultima domanda. Eh, C'è? C'è. Troppe. L'ultima, però devo dare spazio a un'altra persona. Dopo me la fai. Va bene. Ah, in privato. Ciao Marco. Eh, ti volevo chiedere questo. Io adesso è un anno che più o meno seguo le tue conferenze, le conferenze di Giorgio e ad un certo punto mi sono deciso ad andarmi a cercare l'arca qui a Torino e l'arca a Torino dove sono io appunto e dopo aver conosciuto i fratelli dell'arca ho incominciato a frequentare tutte le volte che sono stato chiamato da Pordenone, a Gubbio che sono venuto da voi poi eh, sono, siamo venuti giù a Sant'Erpidio quando Giorgio chiama, quando Pier Giorgio chiama e quando anche marco marsili no? chiama io ci sono no? e nel mio piccolo durante la mia giornata cerco di essere una persona più giusta possibile no? e fare le cose che insomma possono essere quelle giuste eh, per questa legge però alla fine io lavoro tanto tantissimo lavoro tutto il giorno arrivo alle nove a volte alle nove e mezza a casa e mi chiedo la sera, quando sono da solo, continuo a leggere, continuo a studiare, continuo a guardare le conferenze, so che non basta, so che devo fare di più, ma non ho il tempo di fare di più. Mi sto anche organizzando a fare di più, ci vediamo il sabato e la domenica con i ragazzi dell'Arca, facciamo delle cose, insomma adesso penso che qualcosa si svilupperà di più. Ma a volte mi sento che non mi è cambiato molto. Cioè, io non sono cambiato tanto, cioè, io sono cambiato tantissimo invece, ma non ho cambiato le mie abitudini sono quelle, ho un, un dovere grandissimo, la famiglia, tu la conosci. Però bisogna... eh, devo fare di più. Ma non bisogna posso... fare un passo alla volta. Allora, tu un anno, in un anno già stai orientando la tua vita in questo senso. Allora, innanzitutto, quando ci sono i bambini la missione sono i bambini perché i bambini sono la manifestazione della divinità quindi noi dobbiamo prendercene cura al massimo quella è la nostra missione poi quando i bambini cominciano ad avere 15 anni così allora già si, si, si può lasciarli un po più eh, di eh, diciamo possiamo dedicarci un po più anche ad altro ma i bambini sono una vera e propria missione sacro santa perché l'educazione di bambini destinati alla nuova società perché quelle bimbe sono destinate palesemente alla nuova società, è una missione faticosa, che, che eh, comporta un impegno intellettuale, fisico, anche di conoscenza, insomma, di, diventare, perché nessuno ci ha insegnato ad esserlo, diventare dei buoni educatori, degli, degli educatori che riescono a tirar su esseri umani, capaci di diventare in questo caso donne o uomini in questo caso donne della società futura è difficilissimo è difficile è molto impegnativo è un compito sacro quindi questo è il compito principale quando si hanno dei figli poi un passetto alla volta ci si organizza se nel tuo caso o nel, no nel mio caso, insomma, se nel nostro caso è assolutamente indispensabile lavorare 5 giorni a settimana per andare avanti, perché comunque i figli hanno bisogno, cioè, anche se vuoi fargli fare sport, vuoi fargli suonare uno strumento musicale, cioè, eh, hanno diritto a questo, vivono su questo pianeta qua, diamogli la possibilità di sperimentare. Eh, certo, non ti dico non fargli fare, che ne so, per forza 10 sport, tra cui equitazione, e. e però... Ecco, anche questo è ingiusto, se volesse non lo può fare perché, perché per colpa del vil danaro che manca, eh, bisogna anche capire che certe cose sono, tra virgolette, dovute ai nostri figli, perché hanno tutto il diritto di sperimentare quello che vogliono. Con equilibrio, sempre con grano salis, senza viziare. Senza... però insomma, lo sport, la musica, eh, e le esperienze che un bimbo ha diritto di fare, quindi portarli in viaggio di qua e di là, fargli vedere qualcosa, eh, sono situazioni dispendiose. Quindi è assolutamente necessario che io lavoro 5 giorni a settimana? Sì, bene, i due giorni che mi restano, liberi, faccio l'opera, quella che noi chiamiamo l'opera, cioè eh, frequento gli altri amici che condividono questi ideali, organizzo conferenze insieme a loro, partecipo e mi vivo questa situazione anche perché in questi due giorni settimanali che hai liberi i tuoi figli te li porti e quindi loro crescono alla luce di questi valori. E questo è importante. Poi nel tempo si vede, senza entrare nello specifico del tuo caso, in generale ci sono persone che hanno deciso a un certo punto di trasferirsi dove... Il luogo è più attivo nel vostro caso, avete un, un luogo molto attivo. Eh, insomma, a Torino c'è bisogno di, di queste attività che voi portate avanti quindi non c'è magari nemmeno bisogno di trasferimento. Ma nel caso di altre persone che vivono lontane, da, da luoghi in cui si organizzano. A cui si organizza questa buona battaglia, allora hanno anche valutato la possibilità di trasferirsi. Raga, cioè, il mondo è piccolo. Se, se io ho capito come va il mondo, in che direzione sta andando, se riconosco questa realtà extraterrestre cosmico spirituale, se so che lì. C'è il lavorio di questa realtà, i collaboratori vivono lì e io vivo in cima alla montagna, cioè cambio casa, buonanotte, eh, ma poi sai i miei genitori, eh, ciao, cioè, non potete fermarmi. Io ho capito come stanno le cose e seguo questo ideale. Quindi, se, anzi, state molto calmi a non ostacolarmi, perché se non mi ostacolate magari ci vediamo a Pasqua e a Natale, forse. Se mi ostacolate non mi vedete più, cari parenti. Perché io ho capito. Voi fate la vostra vita nella mediocrità che state portando avanti. Avete distrutto il mondo, il vostro stile di vita ha distrutto il mondo. Io sto cercando di fare qualcos'altro. Quindi, finché non mi ostacolate, le feste comandate, qualche volta vi vengo a fare un saluto. Ve la sto dicendo pesante, ma eh, per, per estremizzare, per far capire il concetto. Se mi ostacolate, non mi vedete proprio. Cioè, io, chi sono, ha detto Gesù, chi sono mia madre e i miei fratelli? Maestro, ci sono tua madre e i tuoi fratelli che ti aspettano di fuori. Chi sono mia madre e i miei fratelli? Oh, era la Madonna, eh? Chi sono mia madre e i miei fratelli? I, mia madre e i miei fratelli sono questi qua, coloro che fanno la volontà del Padre mio. E, e non, non è andato a trovarli, non è andato a salutare la Madonna e, e, e i cugini, perché i fratelli erano cugini. E, cioè, non c'è andato. Gesù non è andato a salutare la santa madre perché ha detto no, io sto con i miei veccoli, mia madre e i miei fratelli, sono questi che fanno la volontà del padre. Quindi i vincoli di sangue anche, grazie a Dio perché ci siamo incarnati in questa famiglia, grazie ho fatto esperienze, grazie, 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 ma adesso mi faccio la mia strada. Anche quello è un ostacolo pesante, eh? non so perché ho tirato fuori, ma si vede che serve. Eh, perché è importante no? i legami familiari sì ho capito vi voglio tanto bene ma se voi volete continuare a fare questa vita eh, io no arrivederci cioè, anzi per favore non ostacolatemi di modo che noi ci salutiamo in buoni rapporti volete litigare N non vi conviene anche perché nel momento in cui tu inizi ad acquisire queste conoscenze chi litiga con te va a perdere va a, a farsi male a schiantarsi contro la potenza De, del cuore di un ideale che emerge, di una verità che viene conosciuta, realizzata e integrata nella tua vita, viene a scontrare le proprie piccole opinioni di fronte a una montagna che sta avanzando. Quindi si fanno male parenti, amici. Io involontariamente ho fatto male a un sacco di gente in questo senso. Ho fatto male, cioè eh, non ti puoi confrontare con una montagna che avanza la montagna con un fuoco enorme interiore perché viviamo esperienze io ho visto le astronavi ho visto i fratelli dello spazio cioè che vuoi da me non venirmi a dire cose non è che ho letto un libro e mi sono appassionato di un discorso cioè io le sto vivendo queste cose qua ma spostati proprio se non vuoi che ti acciacco perché io vado avanti quindi questo anche c'è cioè, discorso da fare che noi spesso giochiamo sulla difensiva eh no, perché sai, sono argomenti che. Cosa? Sei tu l'ignorantone che non sa un bel niente, o l'ignorantona che non sa un bel niente. Informati! Vuoi che ti racconto? Che ti spiego le cose. Ma cosa vuoi? Ebbene, eh se non vuoi che ti spiego le cose, spostati perché se so, se vuoi che ti spiego le cose, io sono a tua completa disposizione fino alle 7 di domani mattina. Per 20 giorni sto con te e ti spiego tutto. Ma se tu nemmeno vuoi starmi a sentire, ti devi spostare perché questa è la mia vita. Io ho capito, ho visto e sto vivendo questo. Se tu vuoi continuare a guardare la Champions League, a, a volermi invitare il sabato sera al pub a ambriacarsi, se vuoi continuare questa vita, ti Devi togliere e togliti prima che ti tolgono loro, perché se ci mettono il ditino loro ti fanno ammalare, per perché loro per difendere i loro collaboratori sono disposti a fare cose che non vi dirò, sono disposti a fare tutto per difendere i. I loro collaboratori e la crescita dei loro collaboratori, la crescita sana dei loro collaboratori, sono capaci di spegnerle. Le persone, ok, c'è questa persona che sta ostacolando, no c'è questa persona che sta ostacolando il nostro collaboratore. Cosa facciamo? Eh, se lo fa per tre volte, alla terza volta la spegniamo. Ok, uno, due, alla terza volta che lo fa, ok, spegnila. la tu. Pii, elettrocardiogramma piatto. Cioè, fine. Il problema non esiste perché la morte non c'è. Non c'è la morte, non si muore mai, ok? Noi siamo eterni, quindi quella persona, quello spirito, quell'essere va a fare qualcos'altro, ma smette di rompere le scatole al collaboratore delle potenze celesti, perché voi vedete qui il banchetto, libretti, giacchetta, microfonino, ma dietro questi stupidi, che costa faccia qua da stupidi, ci stanno dei signori che noi forse non abbiamo capito di chi stiamo parlando. Sono le potenze celesti, gli esseri che hanno accompagnato Krishna, che ha spostato la montagna sul palmo della sua mano, gli esseri che hanno accompagnato Gesù Cristo, gli esseri sono dietro di noi. Lo diciamo con l'umiltà, mettendo sul tavolo tutti i nostri limiti, le nostre schifezze che siamo pieni di difetti, quello che vuoi, quello che vuoi. Però la falsa umiltà non va bene, a loro non piace la falsa umiltà, loro noi li vediamo, Ursi che è nostro amico e fratello fa i filmati, Giorgio Bongiovanni che è nostro maestro, amico, fratello e guida, ha le stimmate, vere, analizzate, cioè non stiamo a parlarne perché basta, mi sono rotto di difendere l'ovvio. Ecco, quindi questa è la realtà, questa è la verità, non è? la vostra verità il vostro punto di vista no questa è la realtà è la bomba sul tavolo ci fai i conti con la bomba sul tavolo o non ci fai conti la bomba è sul tavolo ed esploderà io la vedo e voglio farci i conti quindi mi alzo mi scanzo e faccio la missione se tu vuoi continuare a guardare champions league quando la bomba esploderà esploderai te e la champions league you uh -huh.